Allora, iniziamo. Da dove arrivate? Como? Vediamo Como. Voi due. Torino? Brescia? Monza? Che dov'è? Ah, vicino a Metz, Milano. Cassano d'Adda, ok. Cormano. Varese, tu Imperia, Imperia. Ok. Legnano. Desio. Da dove vieni? Torino, avevi detto, ok. Bene. Allora cominciamo, di solito ogni tanto poi si aggiungono mano a mano. Intanto iniziamo a conoscerci. Saluto le persone numerose che sono a casa in streaming, che ci guardano un po' dalle varie città d'Italia. E iniziamo, stasera abbiamo un bel po' di cosine da raccontarci, comincio presentandomi. Allora, io sono la direttrice della scuola Simo. Di solito racconto un pochino la mia storia perché si capisce un po' anche la storia della scuola. Parliamo di tanti anni fa, ormai io faccio naturopatia, contavamo oggi da 32 anni. Tanti, eh? 32 anni. Ho iniziato iscrivendomi a medicina, mi sono laureata in medicina qui a Milano. Contemporaneamente mi sono sposata, quindi ho fatto questo tour de force di avere la famiglia e al tempo stesso frequentare l'università, che era molto impegnativa. Mi sono sposata dopo l'esame di anatomia. Ho detto almeno facciamo anatomia, se no non c'è speranza. Ecco. E un mese dopo aspettavo Lorenzo. Giusto per intensificare la cosa. Quando è nato, lui gattonava, piccolino, io coi libri. E poi sono iniziati i suoi problemi di salute e da lì è cominciata un po' tutta la storia. Io stavo studiando l'esame di farmacologia, lui aveva continuamente problemi di salute, le vie respiratorie, e quindi ero sempre dal pediatra, un antibiotico dopo l'altro e stavo studiando farmacologia. E quindi sapevo esattamente gli effetti collaterali, le problematiche. E quindi mi trovavo un po' in conflitto, no? Anche perché la cosa non era risolutiva. Dopo poche settimane già si ripresentava il problema e non c'era verso di uscirne. A un certo punto mi hanno proposto iniezioni di immunoglobuline perché aveva pochi anticorpi, ma anche con quelli si ammalava lo stesso. E quindi ero un po' in una situazione di stallo e non sapevo proprio cosa fare. Quando mi sono iscritta a medicina, avevo due passioni, la pittura e la medicina. Poi ho scelto la medicina perché mi piaceva l'idea di poter sollevare un po', no, le persone dalla sofferenza. E mi chiedevo, ma forse facendo medicina capirò perché ci si ammala, no? Cosa succede, cos'è che non va, qual è questo segreto della malattia? E poi mi sono accorta, no? Studiando, 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 che questo momento non arrivava mai, no? Cioè si studiava come ci si ammala, ma non perché ci si ammala. E quando mi sono trovata nelle problematiche con il mio bambino, ancora di più, no? Era ancora più acuta questa cosa, perché? Questa domanda del perché, no? Perché sta sempre male? E l'antibiotico non mi dava risposte a questo, ma neanche mi accontentavo alle difese immunitarie basse, quindi gliele mettiamo dentro gli anticorpi, no? Gli facciamo le iniezioni. E quindi io abitavo a Canzo, non so se sapete dov'è, in Brianza, un paesino. E una sera, mentre frullavo tutti i miei dubbi, no? C'era un cartellone che annunciava una conferenza, come fosse questa, una conferenza intitolata Alimentazione e Salute. Ho detto, boh, salute, andiamo a vedere cosa raccontano. E c'era un naturopata che aveva studiato in Canada, perché tanti, tanti, tanti anni fa,
Non c'era la naturopatia in Italia, non era diffusa, non c'era niente. E questa naturopata aveva introdotto la conferenza dicendo che la malattia ha un senso, che la malattia è un segnale, come una spia che si accende, no? Quando nella macchina manca l'olio si accende, no? La spia, per fortuna. Se tu dai retta a questo segnale, ti fermi, ci metti l'olio e la spia si spegne, no? E tu salvi la macchina. E quindi l'idea era un senso per la malattia. Quindi la malattia è una spia che si accende, che ti avvisa che c'è qualcosa che non va. Se tu ti fermi e ti chiedi perché, finalmente, no? Ti chiedi perché si è accesa la spia, cosa c'è che non va, che cosa mi sta dicendo questo segnale, e agisci di conseguenza, perché poi l'olio ce lo devi mettere, no? Altrimenti è inutile. Poi la spia si spegne da sé, non è che devi rompere la spia perché ti rompe le scatole che si accende continuamente e non ti lascia tranquillo, no? Quindi non devi eliminare la spia, ma devi eliminare la causa. Ho detto, oh, mi spiegano perché ci si ammala, almeno un senso, no? Un senso. Quindi il corpo è perfetto, il corpo accende i suoi segnali e sta a noi comprenderli e eseguire le correzioni necessarie perché questi segnali poi non compaiono più. Mi sembrava una cosa sensata. E poi è andato avanti nel discorso quella sera e ha cominciato, questo naturopata che aveva studiato in Canada, ha cominciato a raccontare che se io metto un carburante sbagliato nell'automobile, chiaramente l'automobile non può funzionare bene e quindi manderà i segnali che non funziona bene. Tu sbagli la benzina, no? Sbagli il carburante e poi non va. Poi non ci metti l'olio, si accende la spia e poi tutto un casino. E dice, vabbè, cominciamo almeno a metterci un buon carburante, no? E quindi aveva cominciato a introdurre il discorso dell'alimentazione. E poi aveva detto anche un'altra cosa che mi aveva molto colpito. Aveva detto che in natura, no, quando le mamme hanno i figli, hanno i bambini, li allattano perché è il latte materno quello giusto, no, come alimento, il carburante giusto per i neonati. E io avevo fatto molta fatica a allattare mio figlio, no? Facevo sempre le aggiuntine perché non ne avevo mai abbastanza di latte. E quindi già lui non si nutriva bene, no, come. E però diceva che in natura, se la mamma è sana, ce l'ha il latte. E io dicevo, ah, allora. Non è che per caso che non hai abbastanza latte, anche quella è una spia che ti dice che c'è qualcosa che non va perché non hai abbastanza latte. Cioè tutto cominciava a prendere un suo significato, un suo senso. E insomma, la serata è finita così, che lui ha un po' spiegato le linee guida principali di un'alimentazione sana e io mi sono detta, ma questa roba funzionerà o non funzionerà? Sai che si fa? Vado a casa, tolgo dalla dispensa tutti i cibi che dovrebbero essere sani, ma salute in casa non ce n'è. Ah, poi non vi ho detto che non solo si ammalava continuamente, ma poi sono iniziati i problemi di crescita. Quindi poi eravamo sempre a lottare con le curve di crescita, no? Che era sempre sotto, sempre sotto. E quindi c'erano anche, perché non cresce il bambino? Domanda, perché? Boh, gli esami del sangue vanno bene, non ci sono carenze di sostanze, ma non cresce. Insomma, c'erano un sacco di problemi. Allora mi sono detta, beh, facciamo così, mettiamo nella cucina, nella dispensa, questi alimenti che sono stati consigliati, mi do 3 mesi di tempo e poi verifichiamo cosa succede. Se sono qua sapete già cosa è successo. Cambiata la vita completamente in tutta la famiglia. Lorenzo è rinato. Non ho visto un pediatra. Una familiare che aveva problemi di pressione si è regolarizzato e io che ero sempre stravolta ho iniziato ad avere molto molto più energia, essere molto meno stanca. Allora mi sono detta interessante. Voglio approfondire. Allora ho iniziato. Così avevo due cose da studiare, oltre alla medicina normale, dovevo dedicare del tempo anche a studiare altro.
Però ormai avevo più energia e il figlio non era sempre malato, quindi me lo potevo permettere. Quindi ho iniziato a approfondire, sono subito andata a cercare questo naturopata, ho fatto io stesso un consulto, e ho iniziato a fare dei corsi con lui e poi dopo chiaramente in giro per tutta Italia, ovunque ci fosse qualche cosa, io c'ero perché dovevo imparare. Così oltre a fare medicina avevo anche i corsi di naturopatia, sparsi qua e là. Intanto era nata un'altra figlia, comunque, quindi erano già due. E ai tempi della conferenza c'era già anche Chiara, che è qua stasera, è in giro a far terapia a qualcuno. Era nata anche Chiara, che a 8 giorni aveva già lo sciroppo per il raffreddore sul comodino. Anche lei. Niente, la vita lì è cambiata, cambiando alimentazione semplicemente, è cambiata a livello di salute di tutta la famiglia, a livello di energia di tutta la famiglia. Ripeto, io non ho mai più visto un pediatra da allora. Ho iniziato a approfondire le varie materie della naturopatia. Ho finito medicina molto velocemente perché ormai avevo le forze. Prima vivevo a caffè, stavo sulla notte a studiare fuori dai caffè. Ora finalmente avevo la mia energia personale che mi permetteva di studiare, di rendere, ho deciso la data della laurea e in un anno quella è stata un esame al mese. A quel punto mi sono detta, questa cosa io non la cambio più, si sta troppo bene, anzi voglio approfondire e così è partito un po' il mio viaggio, no? Mentre i miei compagni erano disoccupati, io prima di laurearmi già davo consigli a destra e a manca e già lavoricchiavo con la naturopatia, perché tutti mi chiedevano come hai fatto? Ma non era quello sempre malato? Ma tu come hai fatto a laurearti così in fretta? Ma come hai fatto? Ma come hai fatto? E io ho iniziato a raccontare. E allora diverse persone, in un paesino come Canzo, proprio, ho cominciato. Prima la gente veniva in casa mia in una stanzina, poi non ci stavamo più, abbiamo aperto un centro, poi non ci stavamo più, abbiamo aperto un altro, molto più grande, veniva gente da tutte le parti, perché tanti anni fa non c'era niente. Venivano da tutte le parti per curarsi, per imparare. È stato molto interessante. Facevamo le cene, facevamo delle cene una volta al mese per far assaggiare questi alimenti, perché dovevano essere buoni, gradevoli, no? Mia mamma si è unita a me nelle ricette, convertita dopo una lunga e dolorosa dalla cucina emiliana a ingredienti biologici e sani, mantenendo le ricette antiche buonissime. E quindi è nato tutto un movimento di gente, un grande movimento di gente. E queste persone hanno cominciato a dirmi: ascolta, ma perché non ci insegni? Perché anche la mia vicina di casa, anche il mio bambino, anche perché non posso aiutare le persone a me care? E così io già tenevo un po' di corsini di tutti i generi, a un certo punto mi hanno proprio chiesto di imparare, quindi è nata una scuoletta, io all'inizio l'ho chiamata scuoletta, l'inizio della scuola è stata una scuola dove insegnavo tutto io, proprio una scuoletta dove insegnavo quello che sapevo a tutte le persone, che iniziavano già a praticare, a fare delle cosine per se stesse, per la famiglia, per i vicini di casa, per i parenti. Poi sono incominciate a nascere un po' le scuole di naturopatia e a quel punto abbiamo detto, visto, a quel punto diventiamo una scuola vera, no? Quindi noi siamo nati come scuoletta, così interna, con tutte queste persone che circolavano e venivano da tutte le parti, che volevano assolutamente imparare. E poi è diventata la scuola Simo. Quindi la scuola c'è da veramente tanti anni, si è sviluppata da allora, sono cominciati ad arrivare tutti i tipi di docenti, programmi, insomma, è nata la scuola che poi diciamo, si è sempre sviluppata di più ed oggi siamo sicuramente forse la più grossa scuola d'Italia. Quindi una storia nata proprio dalla famiglia, una scuola nata sulla propria pelle. E io non ho mai, sono un medico, ma non ho mai curato con la medicina ufficiale. Ho fatto una volta una sostituzione in una mutua, però
per un caro amico, ma uscivano tutti con massaggini ai piedi, impacchi, erbe. Chi non voleva proprio la ricetta, che gliela scrivevo così, però ecco, gli altri uscivano sconvolti perché li avevo toccati, massaggiati, fatti fare cose, eccetera. Questa è stata l'unica mia esperienza di medicina ufficiale, a parte quella obbligatoria in ospedale per laurearsi. E ho sempre usato solo e soltanto la medicina naturale e la naturopatia per tutto, e quindi mi sono fatta una bella esperienza negli anni. Non ho mai smesso di studiare, vero? Non ho mai smesso di studiare, quindi nella mia vita lo studio è continuo, gli approfondimenti sono continui. Le materie della naturopatia sono parecchie, quindi richiedono veramente impegno. Così ho fatto la scuola di agopuntura, quindi ho esperienza di agopuntura, ho fatto in università le specializzazioni di fitoterapia, ho fatto di tutto e di più. Ho fatto corsi sull'alimentazione, ho fatto corsi sulla floriterapia e la psicologia, varie cose, molte cose. Ho investito molto nella formazione, moltissimo. E sempre praticato tutto perché a me piace, sono un po' fatta così, mi piace molto studiare, ma mi piace soprattutto verificare cosa funziona. Quindi studio, provo, verifico, prendo quello che funziona, quello che non funziona lo lascio. Cerco di prendere il meglio un po' da tutti senza troppe etichette, no? Se qualcuno ha trovato una cosa buona che può aiutare per la salute della persona, impariamo, l'applichiamo, vediamo. E poi mettere insieme le cose. Questo è quello che ho fatto un po' tutta la vita. Un'esperienza molto bella, un po' particolare che ho fatto è stata poi con i bambini cerebrolesi, un'esperienza molto importante. Tra i miei pazientini c'era questo bambino con una cerebrolesione che mi era stata portata da questa signora di Piacenza che stava facendo un programma per il recupero. Pensate, lui era nato quasi vegetativo. E poi con questi programmi che si facevano con questo centro di Filadelfia, dei Doman, con questo programma il bambino era arrivato veramente a recuperare moltissimo. Poi loro no, non riuscivano più a proseguire i loro programmi perché il bambino aveva grossi problemi di. A un certo punto ho cominciato ad avere problemi di salute e loro non riuscivano più a fargli fare tutti i programmi necessari per il suo sviluppo. E allora lei mi aveva portato questo bambino. Con la naturopatia, magicamente, abbiamo sbloccato completamente il bambino e i Doman sono riusciti a continuare i programmi. A quel punto mi chiamano e mi dicono: vieni a lavorare da noi, vieni a lavorare con noi, perché se sei riuscito a fare sta roba con sto bambino, chissà quanti bambini potresti aiutare. Io ero in fase adozione quando mi hanno chiamato, perché io poi ho tre figli. Allora, Lorenzo, che poi ha sviluppato la casa editrice della scuola, per cui tutti i testi di scuola sono frutto della nostra casa editrice. La seconda figlia, che è Chiara, che chi si iscriverà a scuola incontrerà perché è una psicologa, ma lavora con le tecniche psicoenergetiche meravigliose, meravigliose. Poi la terza, la vedrete tra poco, l'avrete già vista, è Iris, che è in segreteria e si occupa di tutta la parte tecnica. E non contenti, è arrivata, andati a prendercela. Siamo andati fino in Russia a prenderci la Valeria. E mi avevano chiamato proprio in fase di adozione. No? Dico, adesso adotto una bambina e questi mi chiamano per i bambini cerebrolesi, come si farà? Però non sono resistita, ho detto sì comunque. E ho fatto questa esperienza con i Doman. E lì c'erano proprio i bambini peggio conciati che si possono pensare. Cerebrolesioni di tutti i tipi di varie cause, no? Di ogni genere di cause. E lì mi sono messa alla prova, a me piace mettere alla prova la verifica, ma la naturopatia funziona anche su roba così, che cosa si può fare, cosa non si può fare. È stato molto molto interessante. E la cosa ha avuto così tanto successo che volevano proprio inglobarmi, no? Tu vieni a lavorare, mi hanno invitata a Filadelfia, sono stata un mese da loro. E mi hanno detto: ti mettiamo a disposizione tutto, fai tu le diete a tutti i bambini. E
perché c'erano dei bambini molto molto gravi e loro dicevano che non erano morti grazie ai programmi fatti con la naturopatia e con l'alimentazione. Dicevano, hai salvato la vita a questi bambini. Solo che io avevo i figli, la scuola, tutte le mie cose, quindi ho detto, vado avanti, io a Filadelfia c'è il centro mondiale, vengono da tutto il mondo, invece in Toscana c'è il centro europeo e vengono da tutta l'Europa. Allora mi sono presa la responsabilità di andare 2 mesi all'anno nel centro europeo e mi arrivavano bambini da tutta Europa. E lì sono resistita qualche anno, fino a quando mio marito mi ha detto. Tutto fare non ci si fa. Era un periodo dove sua madre non stava bene, c'era bisogno della mia presenza e allora ho lasciato andare. Ho lasciato andare. C'è ancora qualcuno che viene qua ancora a fare i consulti? Eh? C'è ancora qualcuno che è andato avanti a fare qualche consulto e loro ogni tanto mi scrivono quando è che torni? Quando è che torni? Per me è stato importante per vedere come anche su casi così complessi, dove addirittura magari alcuni avevano problematiche genetiche, dove sembra non si possa fare veramente nulla, si può fare veramente molto, si può fare veramente molto. Quindi tutto questo mi ha dato più sicurezza, mi ha dato, no? Mi ha dato la possibilità di mettermi alla prova su cose grosse. Poi, rientrata nel mio ambito, mi sono dedicata a far crescere la scuola, ho sempre fatto consulti. I pazienti mi hanno sempre insegnato moltissimo e vado avanti ancora. Questo è come è nata la scuola. La scuola è nata così. La scuola si chiama SIMO, Scuola Italiana di Medicina Olistica, dove l'olismo è fondamentale. Olos dal greco significa tutto intero, globale, no? C'è proprio l'idea di occuparci della persona su tutti i suoi piani, sul piano fisico, sul piano mentale, sul piano emotivo. Quello spirituale intendiamo non tanto religioso quanto la felicità, il trovare il proprio posto nel mondo, avere più contatto col proprio cuore. E la naturopatia è olistica, la vera naturopatia olistica, lavora su tutti i piani dell'essere umano, si occupa dell'essere umano. E allora qui mi piace sempre fare una bella distinzione, far capire la differenza tra medicina e naturopatia. Allora, io per caso sono un medico e sono anche naturopata, ma il naturopata di solito non è un medico, non deve essere un medico, non c'è bisogno che sia un medico. Io non uso niente di quello che ho studiato in medicina. Perché sono proprio due lavori differenti, sono due lavori differenti. Di solito uso una metafora per spiegare un po' meglio qual è il lavoro del naturopata e utilizzo la metafora del vaso, che non è mia, di un medico Bertalanffy. Allora, pensiamo all'esistenza di un contenitore. C'è un contenitore e dentro questo contenitore c'è un po' di roba. C'è la Costituzione, ognuno di noi è come un contenitore, abbiamo la nostra Costituzione, c'è cioè chi è più forte, no? Chi nasce più forte, chi nasce più debole, poi abbiamo un carico tossinico, tutti, perché l'aria che respiriamo, un po' i cibi, un po' di tossine in giro ci sono, no? Quindi siamo attrezzati anche per difenderci dalle tossine, comunque un po' ne accumuliamo. Poi ci sono i conflitti emotivi, giusto? O no? Le emozioni, tutta la psiche. E anche lì un po' di cose ci sono, no? In questo contenitore. Poi un giorno cade una bella goccia, vero? Cade l'ultima goccia, no? Si dice, la goccia che fa? Traboccare il vaso. La goccia fa traboccare il vaso e questi sono i sintomi. Si capisce? Questi sono i sintomi. Ma è colpa sua? Qual è la causa? Quindi dico, perché ci si ammala, no? Perché mi è venuto il mal di testa? Allora uno dice, ah, ho mangiato quella cosa lì ieri sera. Ah, ho litigato col marito ieri sera. Ah, vedrai, ho preso un colpo d'aria. Ah, è passato il virus dell'influenza. Giusto? Ma non è la causa. Quella è l'ultima goccia. Si capisce? L'ultima goccia che è caduta sopra che cosa? Un vaso già pieno. Si capisce? Allora, il medico lavora sulla goccia. Ti sei preso l'influenza, hai
Ti sei preso, che ne so, un'infezione, ti do l'antibiotico. Capite? È il suo mestiere. Il naturopata lavora sul contenitore. Chiaro? La differenza abissale. Il naturopata si occupa della persona su tutti i livelli, su tutti quegli aspetti che a medicina non si studiano. Ok? Ci sono passata. Non si fa un esame di alimentazione, niente. Ma neanche di psicologia. Il naturopata si occupa del vaso. Il medico si occupa della goccia. Se avete la peritonite, andate all'ospedale, non andate dal naturopata, giusto? E mi raccomando, se avete le arterie con le placche, che, capito, che non passa più il sangue, andate all'ospedale, ve le fate riaprire le arterie, cioè la medicina ha un senso, ha un suo posto, è importante. Quindi la naturopatia non è contro la medicina. Quando c'è bisogno della medicina, si usa la medicina, capito? Se riusciamo a non aver bisogno della medicina, siamo più felici, vuol dire che siamo arrivati prima, abbiamo svuotato un po' il contenitore, così quando cade una goccia dentro ci sta, non c'è bisogno di avere i sintomi che qualcosa trabocchi. Quando trabocca vuol dire che era già pieno. E speriamo che quello che esce sia un raffreddore, una bronchitina, non sia roba brutta, perché se il contenitore fosse sempre, sempre, sempre troppo pieno, anche il contenitore poi dopo si rovina. C'è anche un'altra causa, che sono le carenze, i buchi del contenitore. Per cui poi esce anche di qua, no? A uno manca la vitamina C, un altro lo zinco, un altro il magnesio. Anche questo spesso non viene considerato. Allora, solo uno sguardo all'intero contenitore può dare una risposta alla domanda perché mi ammalo? La medicina ci dice come ti ammali? Come ti sei ammalata? Il virus influenzale. Ma come mai? No, il virus è passato di qua e anche di qua. Tu te lo sei preso tu, no? Perché i contenitori sono diversi. Uno era pieno, l'altro no. Si capisce così? Allora, tutte le discipline della naturopatia servono per svuotare il contenitore. Quindi, eliminare tossine, ridurre i conflitti emotivi, fortificare la costituzione, eliminare le carenze. Ma non si studia medicina, quindi non dovete preoccuparvi. Qualcuno si preoccupa, dice, ma io non ho studiato medicina, come faccio a occuparmi della salute? Bravo! Ti devi occupare della salute, non della malattia, perché quando tu ti occupi della salute, la malattia va via da sé. È proprio un altro mestiere. Io ho dovuto rifare tutto da capo. Tutto da capo. E anche per i medici, io perché ho studiato, io ho frequentato l'università solo tutto quello che era obbligatorio. Quello che non era obbligatorio studiavo a casa con i miei bambini. Quindi non sono riuscita a farmi lavaggio del cervello così tanto. Però per un medico è difficile cambiare la visione dal uccidere il microbo, lottare contro la malattia e invece cominciare a pensare che la malattia è un'opportunità, che la malattia è benefica, che la malattia è un segnale. Meno male che si è accesa la spia, così ho potuto provvedere prima che fosse troppo tardi. È proprio un'altra visione. È proprio un'altra visione. E quindi, quando uno fa una scuola di naturopatia, la prima roba che deve fare è ribaltare il cervello, cioè bisogna cambiare la visione. Piano piano, negli anni, piano piano, piano piano, perché non è facile la visione olistica, siamo stati abituati a studiare a pezzi. Quindi uno arriva e ha un problema, che non so, alla congiuntivite e si preoccupa dell'occhio, ma non è l'occhio. Nasce da un'altra parte quell'infiammazione, non nasce, poi si manifesta nell'occhio. Chiaro? Ecco, allora adesso sembra che sia l'ora del video, dalla mappa. Vediamo il nostro video per darvi un'idea. Adesso chiaramente non lo trovo. Dove è andato? Eccolo, Simo, eccolo qua. Abbiamo fatto un piccolo video per farvi respirare l'atmosfera nella scuola e anche del centro che abbiamo. Qui abbiamo un centro dove lavorano i nostri naturopati, quelli che abbiamo diplomato.
Qui vedete un'aula. Questo è il centro di terapie. Eccola lì. Questa è la nostra Giulia, Arianna. Si sono diplomati qua. Abbiamo appena realizzato un laboratorio per miscelare tutte le piante come vogliamo noi, per non usare sempre prodotti già fatti. Abbiamo la nostra casa editrice, abbiamo creato i testi della naturopatia, non c'erano. Questa è un po' l'atmosfera da noi, eh? Sono molto orgogliosa di avere i nostri naturopati nel nostro centro naturopatico, dove arrivano anche patologie di una certa portata, perché è ancora la verifica della scuola. Allora, come è costruito il piano didattico della scuola? Vi spiego un po'. Ingrandisco un po' così vedete meglio. Eccolo qua. Sono 4 anni come frontale e 4 anni anche come scuola a distanza. Allora, come si compone il programma? Primo anno abbiamo introduzione alla naturopatia. Introduzione alla naturopatia la faccio io e apro un po' una finestra sul mondo della naturopatia da tutti i punti di vista, dal punto di vista storico, filosofico e scientifico, quali sono le basi scientifiche su cui si basa la naturopatia. Come aprire un panorama, vedere un po' tutto e poi dopo piano piano cominciamo, no, a studiare un pezzettino alla volta. Poi c'è l'idrotermofangoterapia, che è una delle discipline. Dopo l'alimentazione ho studiato questa, no? Impacchi, argilla, acqua, uso le cose più semplici del mondo, le cose più semplici del mondo che tutti possono fare in casa, ma che danno un grande beneficio. Che è un po', diciamo, l'inizio della naturopatia, no? La naturopatia è iniziata proprio con l'alimentazione, l'idrotermofangoterapia. Poi nella nostra scuola facciamo abbastanza medicina tradizionale cinese. Non per niente io ho fatto una scuola di agopuntura perché sentivo la necessità di comprendere meglio tutti gli aspetti energetici della salute e della malattia. È molto importante perché ci permette di fare i collegamenti, ci permette di capire, ad esempio mio figlio aveva le difese immunitarie basse, aveva le occhiaie nere, era nervosissimo, lamentoso, non voleva mai vedere nessuno, si spaventava quando passava un aereo. E tu ti dici, beh, cosa c'entra una roba con l'altra? Tutte robe collegate. Quando nell'alimentazione ho introdotto, ho cominciato a cambiare delle cose, per cui era molto più ricca di sali minerali, si è ricostruito il suo sistema immunitario, le occhiaie sono andate via, non ha più avuto paura quando passava l'aereo e non era più così nervoso e lamentoso, perché è tutto collegato. Ho capito dopo che era l'energia renale che era bassa, ma lo si studia in medicina cinese. E allora sai quali alimenti, quali piante, quali, sai esattamente poi cosa fare, come intervenire. Allora sembravano sintomi sparsi, strani, indecifrabili, no? Ma cosa c'entra col fatto che arriva una persona nuova e scappa? C'entra perché ha paura, la paura c'entra col rene, il rene c'entra con i sali minerali. Molto interessante. Cosa
cose che capite dopo, no? Capito dopo. Quindi la medicina cinese ti permette di fare i collegamenti. Hai una congiuntivite e la medicina cinese ti dice che è il fegato. Non vai a lavorare sugli occhi, vai a lavorare sul fegato. Beh sì, magari ti metti anche due goccioline nell'occhio, ma non è quello. Perché se non sistemi il fegato ti torna la congiuntivite. È semplicemente la spia che si è accesa che ti dice che c'è qualcosa che non va col fegato. Capite cosa voglio dire? Quindi è molto interessante perché non c'è più il nome della malattia che ti spaventa, ma c'è il perché, cosa è successo, qual è il meccanismo che si è rovinato dietro. Se tu vai a lavorare su riequilibrare il meccanismo, i sintomi vanno via da soli. E poi certo che non cresci. Appena gli dai sali minerali, ricresce. Ma non aveva negli esami del sangue carenze di minerali, perché lui ne ha bisogno di più degli altri. Ha un metabolismo che ne consuma. Siamo tutti uguali. Costituzione. Capito? Non siamo mica tutti uguali. Un cibo fa bene a te, fa male a lei. Siamo tutti diversi, contenitori tutti diversi. Ed è molto importante rispettare la diversità. Nella nostra scuola non ci sono protocolli. Tutti escono con un foglietto, con un programma benessere diverso, anche se arrivano magari in 10 con la cefalea. Non ci sono protocolli perché siamo tutti differenti e quindi bisogna andare a scovare qual è il meccanismo, no? Qual è il tuo meccanismo, qual è la problematica. A volte sul piano fisico, a volte sul piano alimentare, a volte sul piano psicologico. A volte tutto, e c'è tutto un disastro fisico, psicologico, emozionale, energetico, è da mettere a posto tutto a volte. Oggi ho visto una ragazza giovane, no? Molto molto grave, con delle metastasi. Tanto ormai io vedo solo persone con cose gravi, i miei naturopati fanno un po' gli altri, ma ogni tanto si fanno i gravi anche loro. Qual era lo squilibrio? Noi li abbiamo snocciolati tutti gli squilibri. E mi diceva, mi manca un pezzettino del capire il perché. Allora l'ho guardata e gli ho detto, perché hai la sindrome del martire. Martire, si è illuminata. Sei illuminata, la sindrome del martire. Sei illuminata. E poi gli ho detto, e abbiamo anche la cura per la sindrome del martire, che è la cosa più interessante. E così gli ho dato un olio essenziale che va a riequilibrare la sindrome del martire. Quei comportamenti errati, per cui, capite cos'è la sindrome del martire, no? Per cui distruggi te stesso per ottenere l'amore degli altri. Molto interessante questo di capire il perché, i meccanismi, capito? Perché, cosa c'è dietro una malattia così grossa? Piano piano con la naturopatia si va in profondità e si possono fare dei bellissimi lavori, si dà anche un senso a quello che succede. La medicina cinese è un grande, grande, grandissimo aiuto per andare a trovare il perché, quali sono i meccanismi che si sono in qualche modo squilibrati. Quindi la facciamo il primo anno, 3 weekend, e poi passiamo alla chimica, pensate, no? Da un aspetto tutto energetico, tutto così, e poi si fa chimica. Perché si fa chimica e biochimica? Perché ci vogliono delle basi scientifiche, ci vogliono delle basi solide, perché poi quando parli di alimenti, di piante, di oli essenziali, devi sapere che cos'è una vitamina, devi sapere di cosa parli. Non tutta la chimica, quello che serve della chimica. Poi arrivo io e vi faccio i fiori di Bach. I fiori di Bach lavorano qua, conflitti emotivi, e lavorando sui conflitti emotivi, lavorano anche sul fisico, su tutto il resto, arrivano anche a risolvere problemi fisici. Ho lavorato per tantissimi anni con la floriterapia, che può fare delle cose straordinarie se si usano i fiori giusti. Se si usa i fiori sbagliati, qualcuno mi dice, io ho provato, non funziona, certo, hai usato il fiore sbagliato, punto. Ma ogni terapia non è che l'agopuntura funziona se ti fanno i punti giusti, se ti fanno i punti sbagliati no. Floriterapia funziona se prendi i fiori giusto, se no non funziona. L'alimentazione funziona se ti danno gli alimenti giusti, se no non funziona. Non solo, ma nella floriterapia mi è piaciuto approfondire molto l'aspetto dei tipi psicologici, no? Ognuno di noi corrisponde a un fiore di Bach. E quindi conoscere se stessi e conoscere l'altro che ti chiede aiuto è molto importante. Perché
perché ti dà proprio delle chiavi per comprendere. Per esempio, un tipo impatience, avete già capito cosa fa un impatience, no? Dal nome, tutto in fretta, tutto in fretta, tutto agitato, tutto nervoso, soffrirà di alcune malattie e non di altre. E la terapia dovrà essere breve e veloce, senza troppi dettagli, perché non ce la può fare. Non dovete dirgli conta 55 gocce, dice no, due pipette. Se arriva il celato, che è l'opposto, e vi porta i grafici degli ultimi 5 anni dei suoi mal di testa o del valore della pressione e pretende che voi li guardate tutti. E poi vi dirà quante gocce, quanti minuti prima di pranzo. E non potete dirgli due pipette, se no dice questo è approssimativo. Che terapeuta è? Allora arriva un cerato, bisogna dirgli 15 gocce, 10 minuti prima di pranzo. Allora va via contento, va via contento. E prendete un po' più di tempo quando arriva il cerato perché vi deve raccontare tutti i dettagli delle sue cose. Capire chi siamo noi, capire chi è l'altro per entrare in contatto, per capire i meccanismi. Questo si fa nella floriterapia. È anche un bel lavorino su di sé, comincia già, no? Perché già studiando i fiori. Comunicazione e colloquio naturopatico, un weekend. La comunicazione è fondamentale, perché se abbiamo un ottimo terapeuta e poi dice le cose male, è la fine, no? Non funzionerà. Feng Shui si collega alla medicina cinese e l'ambiente, no? L'olismo dice che non solo tu, ma anche l'ambiente ti condiziona, no? Non solo quello che mangi, i rapporti, ma anche proprio la casa, l'ambiente. Per esempio, questa sala è stata fatta secondo i principi del Feng Shui, c'è un'armonia. Si sta bene se lo sta dentro. E così anche sapere quelle piccole cose, anche per rendere l'abitazione, no? Il posto dove si lavora più sano, con piccoli accorgimenti, anche questa è una cosa che fa il naturopata. Poi arriva mia figlia con le tecniche psicoenergetiche e vi aiuta a lavorare sui conflitti. Vedete, il primo anno, già con i fiori di Bach e con le tecniche psicoenergetiche, potete già fare un bel lavoro su di voi e potete aiutare gli altri. Le tecniche psicoenergetiche sono tecniche rapide di risoluzione. Molto, molto. Non si diventa psicologi, è proprio una cosa da naturopata, sono delle tecniche che si possono praticare innanzitutto su di sé, questo è il mio consiglio, e poi si possono aiutare le persone. Tecniche psicoenergetiche. E poi tocca l'anatomia e la fisiologia. Anatomia, che non è quella del medico che studia tutti i dettagli, ma è quello che serve a naturopata, di nuovo. Anatomia e fisiologia è molto importante, ripeto, perché in una scuola completa, olistica, servono proprio anche proprio le basi, no? Le basi scientifiche. Non si può costruire una casa senza le fondamenta. Secondo anno, riflessologia. Riflessologia si impara a conoscere la mappa del piede, è una mappa in cui sono rappresentati tutti gli organi e quindi i punti dolenti ci dicono che c'è uno squilibrio, no? In quell'organo, in quel sistema. Quindi servono per capire un po' come sta la persona in realtà e serve anche già come tecnica di riequilibrio. Quindi già inizio secondo anno, inizio o fine, non mi ricordo, dipende dai calendari, però già nel secondo anno si ha una tecnica in mano, un'abilità da poter già esercitare. Quindi ha una funzione sia di valutazione dello stato di salute, sia proprio sono dei trattamenti che riequilibrano il soggetto. Molto efficaci, molto interessanti. E il fatto che sia al secondo anno non è un problema perché con la riflessologia non si può sbagliare, non si può fare danno in nessun modo. Poi torniamo sulla nostra bella medicina cinese per imparare a fare le diagnosi energetiche, quindi riprendiamo, continuiamo, no? Il nostro lavoro con la medicina cinese. Abbiamo 3 weekend di diagnostica. Poi c'è la nutrizione, ecco, arriva la nutrizione, ormai abbiamo fatto chimica, abbiamo fatto anatomia, abbiamo fatto la fisiologia, adesso lavoriamo con l'alimentazione. L'alimentazione, qual è la dieta corretta? Se andate in una libreria trovate di tutto e di più.
C'è il macrobiotico che vi dice tutto cotto, c'è il crudista che vi dice tutto crudo, poi c'è quello del gruppo sanguigno, e poi c'è quello della dieta Kuzmin, e poi c'è quell'altro che si è inventata per ultimo, l'ultima cosa. Noi cosa facciamo? Studiamo tutto e poi cerchiamo di applicare ad ogni persona la sua cosa giusta. No? Non è possibile che da una scuola escano tutti i crudisti, tutti i macrobiotici, tutti, no? Ogni persona ha dei bisogni alimentari differenti. Quindi bisogna studiare un po' per poi capire qual è il consiglio giusto per quella singola persona. Vi faccio un esempio. Se una persona ha sempre freddo, qual è la dieta più corretta? Quella la uccidete se gli date la dieta crudista. Ma la roba cotta perde le vitamine, perde energia vitale. E così la uccidi con l'insalata. La persona che invece arriva pletorica, un po' grossa, con molto calore, magari anche un po' paonazza, può fare una dieta con più crudità? Sì, è il buon senso, eh. Ma a volte le persone per delle, come dire, si innamorano, no? Di una dieta e la danno a tutti, senza considerare l'individualità. Non c'è errore più grande. Ci sono degli alimenti che fanno male a tutti, eh? Quindi tutto quello che è chimico, tutto quello che è industriale fa male a tutti. Ma anche tra gli alimenti sani, non tutto è uguale per tutti. Non solo, noi studiamo tutto sempre sui quattro livelli: fisico, mentale, emotivo, spirituale. Anche l'alimentazione, perché l'alimentazione influisce anche sulla psiche. Vi ho fatto l'esempio di mio figlio, no? Cambiando alimentazione sono passate le paure e il malumore. Perché tutto è collegato. Allora, secondo voi la frutta cosa fa a livello psichico? Uno che mangia tanta frutta, come ve la immaginate? Come diventa? Com'è? Grasso? Uno che mangia tanta frutta, gonfio forse. Psicologicamente com'è? Quindi è pimpante. Pimpante. Dalla frutta? No, abbiamo detto gonfio, ma non pesante. La frutta? La isteria? No, no, non ho detto che ha bisogno sempre di mangiare. Ma arriva una persona e vi dice, ma mi piace la frutta, mi mangio tanta, mi piace tanto la frutta. Sì, c'è un po' di tenero, però non paga le bollette, si dimentica. Un po' per aria. Per aria. La frutta sposta l'energia in alto. Quindi se dovete meditare o creare, va bene, ma se dovete vendere i quadri, no. Si capisce cosa voglio dire? Ma se arriva uno un po' troppo quadratino, che non ha un minimo di fantasia, due o tre fruttine li lasciamo mangiare. Ma se arriva quello distratto, che non conclude niente, che c'ha sempre la testa per aria, e vi dice mangio tanta frutta, e dici, per forza sei così. Perché lo zucchero porta là. Il concetto è, vi ho fatto l'esempio della frutta, il concetto è che quello che mangiamo trasforma non solo il nostro corpo, ma anche la psiche. Sarà interessante studiare, no? Quando una persona vi dice quello mi fa schifo, non mi piace, non mi piace, sta rifiutando in realtà non quel cibo, ma quello che porta quel cibo. Si può fare una diagnosi psicologica chiedendo cosa ti piace mangiare e cosa non ti piace. Bellissimo, bellissimo. E conoscendo già la tipologia dei fiori di Bach, so già cosa ti piace e cosa non ti piace. Grazie
Clematis, che è il sognatore, amerà la frutta, sì o no? Sì? Se no come fa a sognare? E i succhi di frutta, lo zucchero, no? Capite? Quello invece è tutto così. Mi piace tanta frutta. No, se no come fa a essere così? Capite? Quando si può studiare la stessa cosa su tutti i piani, fisico, psichico, spirituale. Sapere ogni cosa, cosa fa, su quale livello. Molto interessante. Non solo, poi c'è anche la dietetica cinese. Molto interessante. C'è la dietetica cinese, per cui in base al tuo squilibrio energetico c'è l'alimento che ti cura. Se hai l'umidità addosso, hai una patologia da umidità, ti devo dare degli alimenti che asciugano l'umidità. Se hai del calore, ti devo dare qualcosa che rinfreschi. Capite cosa voglio dire? Se hai l'energia che va su, ti devo dare qualcosa che fa evacuare, che va giù. E allora ci vuole un po' di amaro, capite? Anche i sapori hanno tutti dei movimenti e creano delle azioni energetiche all'interno del corpo. Saperlo è molto vantaggioso. Quindi l'alimentazione la studiamo da tutti i lati un po', no? Vi sto dando degli input per farvi capire come lavoriamo. Kinesiologia e intolleranze alimentari. Poi studiamo il test kinesiologico, che in questa scuola è importante. Lo usiamo per l'alimentazione, lo usiamo per la floriterapia, lo usiamo per tutto. Che non vuol dire non studio ma testo, ma studio e testo. Patologie ed esami di laboratorio. Qua arrivo ancora io. Arrivo ancora io. Patologia la studiamo da vari lati. Quindi dobbiamo avere un linguaggio che ci permette di comunicare con infermieri e medici e quindi ci serve una terminologia e una conoscenza scientifica, ma non ci basta, perché vogliamo capire l'essenza di quella malattia. E quindi la patologia viene studiata dal punto di vista occidentale, ma anche in chiave naturopatica. Poi c'è spagiria, beh, esami di laboratorio, almeno quelle minime cose che se uno arriva e vi dice c'è i globuli rossi, bah, piccoli, non vi spaventate, ma gli dite basta un po' di ferro e tornano normali. Quindi gli esami del sangue un pochino, minime conoscenze necessarie al naturopata. Spagiria è uno studio delle piante dal punto di vista un po' più sottile, energetico. Omeopatia lo facciamo per dovere. La studiamo molto poco nella nostra scuola perché in Italia è materia medica, non è per i naturopata. Quindi è inutile sprecare tanto tempo nello studio di qualcosa che non potete dare. Però sapere cos'è un'arnica 5CH almeno bisogna saperlo. Quindi è solo un aspetto proprio di conoscenza quello che vi viene dato. Poi non si usa quasi mai l'omeopatia. Terzo anno, proseguiamo con il nostro programma didattico. Continuiamo con la riflessologia, facciamo il secondo livello. Nel secondo il primo livello di riflessologia è soprattutto fisico, si lavora più sull'aspetto fisico. Nel secondo livello si lavora più sugli aspetti mentali ed emozionali, sempre trattando dei punti dei piedi, e si fa la lettura del piede. Io guardo il piede e capisco chi sei, qual è la tua tipologia. Capisco tante, tante cose di te solo guardando i tuoi piedi, quindi una lettura anche del tipo. Poi c'è oligoelementi, quindi parlavamo di carenze, no? Quindi molte sono le persone che hanno delle carenze proprio di oligoelementi, zinco, magnesio, gli oligoelementi diatesici, anche qui si fa tutto un lavoro molto interessante e soprattutto questa è una materia che aiuta a rinforzare la costituzione, lavora molto su questo aspetto. Poi abbiamo lo studio delle piante medicinali, i fitocomplementi. È uno studio della fitoterapia molto diversa rispetto a quella che ho fatto io all'Università di Siena, dove l'ultima lezione, no, la domanda del docente, arriva un signore che soffre di insonnia, che pianta date? E io dentro di me penso, descrivimi questo signore. No, così. La risposta era la valeriana perché ci sono più studi scientifici sulla valeriana. Quindi a tutti diamo la valeriana perché ci sono più studi scientifici. Se non funziona diamo sonnifero. Ecco, non è quella fitoterapia lì, no? La nostra fitoterapia è una fitoterapia costituzionale, quindi si basa più
sull'individuo e sulla sua costituzione, quindi ogni persona può per lo stesso problema utilizzare piante diverse in base al suo profilo. Non a tutti diamo la stessa pianta, c'è la persona più anziana, più malata, più debole, che non può sopportare una pianta, ma ne va bene un'altra, quindi anche lì si deve individualizzare molto. Poi abbiamo l'iridologia. L'iridologia è lo studio dell'iride, la parte colorata dell'occhio, e quella serve per vedere la costituzione. Si vede già così, no? Cioè, uno guarda e dice, ah, questo occhio tipo così, tipo lì, anche solo con l'osservazione. Però l'iride dà molte, molte informazioni. È come guardare il tessuto, non una stoffa. Se la trama è compatta, la costituzione è forte. Se è tutta bucherellata, è una trama più debole. E quindi una costituzione più debole. Costituzione più debole, mi aspetto che ci metti più tempo a recuperare, giusto? Una costituzione più forte fa più veloce. Quindi capisco già tante cose, no? Conoscendo la costituzione. Inoltre ci sono molti segni nell'iride che ci danno delle indicazioni precise sullo stato di salute, di infiammazione. E non solo, ma sono segnati anche gli aspetti psichici, come sempre, c'è cioè tutto insieme, e addirittura l'età dei traumi principali della nostra vita. È un mondo, uno apre una finestra, guarda gli occhi e vede un mondo, vede chi sei. Un giorno è arrivato un imprenditore nel mio studio, tutto incavolato, con suoi dipendenti, sembrava un omaccione, tutto. Gli guardo l'iride, ma dico, ma va, sei un sensibilone. Ecco perché la tachicardia, ma sì, quasi mi si mette a piangere. Cioè, dagli occhi si vede chi sei, capito? Cioè, faceva tutto il sostenuto, ma che mi viene a raccontare, dai. Sei un grande sensibile, ti sei sentito ferito. E quindi il tuo cuore va a mille. L'iridologia. Ci sono 3 weekend di iridologia di base più uno applicato, no? Dove ci si esercita proprio. Poi c'è psicosomatica, noi la usiamo sempre, sempre guardiamo gli aspetti psichici un po' nelle varie materie, ma qua andiamo proprio più precisi con le corrispondenze, no? Psicosomatiche, l'organo, il significato, la patologia, il significato. Poi arriva l'aromaterapia. 2 weekend, l'uso degli oli essenziali. Sono una grande amante dell'aromaterapia, come anche dei fiori e di tutte le altre robe, però diciamo che qui a scuola l'aromaterapia nella nostra scuola è proprio un fiore all'occhiello, la studiamo approfonditamente e secondo me in Italia non è che c'è molto sull'aromaterapia fatta veramente bene, fatta veramente bene. Da tutti i punti di vista, come sempre, dal punto di vista della chimica, degli oli essenziali, dal punto di vista dell'effettiva azione sugli organi, sul corpo, sono quasi come dei medicinali, sono potentissimi, hanno una potenza, è come avere in mano dei farmaci, altro che antibiotici. L'olio essenziale di curcuma è in grado di uccidere lo stafilococco, che è resistente a tutti gli antibiotici che si prende in ospedale. E non solo fa fuori lo stafilococco, che povero stafilococco, non ha nessuna colpa se non che ha trovato un terreno dove aveva tanta roba da mangiare, no? Ma ti ripulisce il terreno. E quindi poi lo stafilococco se ne va anche perché non trova più niente. Si capisce cosa voglio dire? Ti ripulisce il fegato, ti cambia l'energia. E a livello psichico ha un effetto, la parola chiave della curcuma è splendere. Quindi porta una vibrazione molto molto alta nella persona. Per dire, quindi gli oli essenziali vengono studiati da tutti i punti di vista, sia dal punto di vista, ripeto, essenzialmente chimico, l'azione sui vari organi, eccetera, fino all'aspetto psichico, fino all'aspetto vibrazionale. Poi ritorniamo sulla nostra bella medicina cinese, prima di dimenticarcela, la ripassiamo anche in terza, andiamo avanti. Poi c'è la naturopatia vibrazionale, che è lo studio dell'anatomia e della fisiologia sottile. Avrete sentito parlare dei chakra e dei corpi sottili, forse sì, forse no. I chakra poi sono connessi
al corpo aurico che non si vede ma c'è e si può imparare a sentire, e come si possono riequilibrare con gli oli essenziali e con i fiori di Bach. Poi arriva il quarto anno, finalmente, arriva il quarto anno, e qui cosa trovate? Naturopatia applicata, naturopatia applicata, naturopatia applicata. Qui cosa si fa? Qui si impara il metodo Simo. Che cos'è il metodo Simo? In tutti questi anni di lavoro, diciamo che io sono nata così. Mi piace sviluppare metodi, semplificare le cose difficili, collegare le cose in apparenza distanti e creare una metodologia che semplifica il processo. Significa insegnare il mestiere. Come mettere insieme tutte le cose che si sono studiate prima e come fare in modo di essere sicuri che il programma benessere non ha errori. Quindi è un sistema di autoverifica perché non ci siano errori nel nostro programma benessere. Viene insegnato, viene approfondito e viene praticato e poi quarto anno c'è una specializzazione a scelta. Quindi viene dedicato a un'unica materia e poi ci si esercita proprio nella naturopatia applicata. La scuola si può svolgere in aula, ma anche in streaming, quindi si può frequentare, i posti sono questi, non di più, perché questa è l'aula più grande. Alcuni scelgono di seguire da casa, comodamente, tranquillamente in streaming. Come adesso che stanno seguendo la conferenza, vedete, quella riprende, vedete, è appeso, quello riprende lì sopra la vostra testa e quindi avete una visione da qua, tutto, si vede tutto, un po' come essere in aula. Non si vede solo la faccia del docente piccolina e basta che è noiosa, si vede tutto. E, si vede bene la proiezione, si vede tutto, si può tramite chat fare domande in diretta. Se una persona quel weekend vuole andare a spasso, se lo guarda in differita. Quindi c'è un tempo, no? Per cui diamo a disposizione la lezione, si può guardare in differita. Quindi in diretta o in differita lo streaming. I docenti sono numerosi, siamo 18 docenti, ci sono due tutor. Manuele è andato a casa, mi sembra. C'è Lara, lei. Che è il tutor, super tutor degli studenti, che li segue, li coccola, li consola, li aiuta, li corregge. Ecco, aiuta il suo obiettivo è portarvi a concludere la scuola con successo. Questo è l'obiettivo dei tutor. Lara Emanuele. Quindi aiutano per il metodo di studio, per l'organizzazione degli esami, per la pratica finale, per le materie pratiche e per prepararsi all'esame finale che adesso vi spiegherò. Ve lo spiego subito. Allora, noi abbiamo un esame per ogni materia. Gli esami si svolgono a casa, comodamente a casa. Abbiamo un sistema computerizzato. Che vi dà, appena finite l'esame, vi dà già la votazione, vi dice cosa avete sbagliato e che cosa ha funzionato. Quindi ci sono gli appelli, vengono organizzati dalla segreteria, gli appelli. Hai ragione. Va bene, vieni, 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 vieni. Ok, sì, ma poi la presentavo alla fine, dai, la presentavo alla fine. La figliola mi tiene a stecchetto, eh? La figliola mi tiene a stecchetto. Ma poi l'avrei fatto uscire. E lei è Iris, che ho già raccontato. È Iris, che è il braccio destro fondamentale, e che segue gli studenti, segue la parte tecnica. Ma fa 3.000 robe. Segue un po' tutto l'andamento della scuola. Bene. Poi abbiamo. Sarò arrivata all'esame finale, vero? Sì. Allora, c'è l'esame finale. L'esame finale. C'è un esame, ripeto, no?
che si svolge a casa. Non potrete copiare molto, vi avviso, perché abbiamo escogitato, studiato tutti i sistemi possibili e immaginabili per vincere le vostre tentazioni. E quindi è un esame su tre livelli, c'è un primo livello più semplice, se riuscite a passarlo solo allora potrete accedere al secondo livello di difficoltà media, solo se riuscite a passarlo potrete passare alle poche domande di difficoltà superiore del terzo livello. E c'è un tempo, per cui se vi perdete via a cercare le risposte... Non ce la fate a rispondere a tutto. Quindi è già sperimentato da tempo, sta funzionando, e questo permette uno svolgimento molto più scorrevole rispetto a una volta quando si facevano in classe, dovevano arrivare prima, prendere i treni prima, però erano già stanchi per la lezione. Invece così avete i vostri appelli e li potete svolgere tranquillamente da casa. Chiaramente per gli esami pratici no, gli esami pratici questi si svolgono in sede, avete i docenti che vi verificano su quella che è la parte pratica. Sì, c'è un microfono. Aspetta che ci vuole un microfono perché se no a casa non sentono le persone che seguono la conferenza in streaming. Prova a guardare, già acceso. Sì. Quindi non ho capito bene, si frequenta il weekend e gli esami vengono fatti dopo quanti giorni? Dipende dai corsi. Anatomia evidentemente necessita di molto più tempo rispetto a un'introduzione alla naturopatia che è solo un weekend. Quindi sappiamo già più o meno i tempi che servono per la preparazione degli esami e se non siete pronti ci sono degli appelli successivi comunque, come l'università. Ci si iscrive e poi dopo si danno gli esami. Noi vi incoraggiamo a tenere un po' il ritmo in modo tale da non perdervi via troppo, però se uno ha una difficoltà può fare anche l'esame in un appello successivo, può recuperarlo, insomma, non c'è nessun problema. Iris segue tecnicamente le persone che fanno gli esami, quindi se anche una persona non è molto esperta sul computer, questo e quello, lei assiste passo a passo ogni vostro movimento fin da quando non riuscite a svolgere tutto tranquillamente, quindi dà proprio questa assistenza tecnica al massimo. Allora, poi, Alessia, segreteria, abbiamo Alessia che segue tutta la didattica. Guarda che l'Iris ti manda fuori, eh? Ah, fatti vedere. Alessia, molto importante per la didattica, un grande aiuto per me anche in questo senso. Didattica, tirocini, laboratori, lei che fa i calendari, incrocia le aule, tutte le impossibili, io non so come possa fare. Calcolate che noi abbiamo diverse aule, abbiamo sempre in contemporanea tutto, prima, seconda, terza, più specialità, corsi facoltativi, quindi c'è sempre un gran via vai. Iris, back office e supporto tecnico, l'abbiamo già vista la Iris. Poi abbiamo materiali. Materiali, vi diamo i libri di testo. Mappe quando ci sono, io adoro le mappe, faccio tutto in mappa, poi ci sono i docenti che invece usano altro, quindi... Linee guida, quindi avrete sempre linee guida per sapere un po' come organizzare lo studio, no, della materia, e slide in PDF che vi vengono inviate via mail. Poi abbiamo i casi. Allora, ogni fine anno voi pensavate di aver fatto l'esame, di mettervi al libro, e invece no. A fine anno vi chiediamo di risolvere dei casi utilizzando tutte le materie dell'anno. Così vi esercitate, cominciate insomma a mettere un po' in pratica su una casistica e poi tutti questi casi vi vengono corretti. Poi io, dopo che avete frequentato medicina cinese, tengo dei tutoraggi, io abito in Toscana, da casa tengo i tirocini di medicina cinese, quindi in streaming. Io inviamo due casi al mese e voi dovete fare la diagnosi, i consigli alimentari, secondo l'energetica cinese, e chi fa la cromopuntura, che poi vi spiegherò cos'è, metterà anche i punti di cromopuntura.
Correggiamo tutto. La pazienza è infinita. Voi potete accedere alle correzioni direttamente dal gestionale della scuola, per cui potete accedere e vedere tutte le correzioni dei casi, ma non solo. Io che ve li guardo tutti, quindi poi alla fine so anche come non so, vedo i miglioramenti nel tempo delle persone, vi spiego quali sono gli errori più comuni, dov'è che cascate nei tranelli, vi spiego come si fanno le diagnosi, dove sbagliate, dove va bene, vi faccio proprio una lezione da casa. Questo è carino. Un anno abbiamo avuto una studentessa che ci seguiva dal Perù e si è fatta tutti i deroncini del Perù. Per dire, no, di come le distanze ormai non contano più nulla. Mi diceva, io ho imparato bene la medicina cinese grazie a questi tirocini, anche se ero in Perù. Ho deciso di andare via dei mesi e io ho continuato la scuola lo stesso. Ho fatto tutto lo stesso. Questo ho visto che è molto importante perché sapete, venire a lezione è una cosa, fare poi sulle persone è un'altra. Risolvere un caso è un altro. Che la teoria è una roba, poi applicarla, lì c'è sempre un po' più la difficoltà. Però l'esercizio, pian piano gli errori che facevi all'inizio non li fai più e pian piano impari e diventi capace. Poi, ecco, vi ho detto che c'è un esame finale, allora c'è un esame per ogni singola materia. Poi, finito tutto, quando uno dice basta, io ho finito tutti gli esami, ho concluso, ciao, no, arrivo io che voglio verificare se siete capaci di lavorare, perché un conto è la teoria, un conto è la pratica, e da questa scuola non si esce se non si è capaci di lavorare. Chiaramente vi mettiamo in grado, per portarvi a quell'esame c'è il tutor che vi segue e vi fa accedere all'esame quando siete pronti. Che cosa si fa in quell'esame? Arriva una persona che può avere da lunga incarnita fino alla sclerosi multipla, non si sa che cosa potrebbe avere, e si vede come lavorate. Se il programma benessere è corretto, se va tutto bene, di solito vanno tutti bene gli esami finali, perché non accedete all'esame finale se non avete fatto prima esercitazione su casistica, sempre con i tutor che correggono, che aiutano, che sostengono, che vi insegnano come fare. Quindi questa è una scuola da cui, diciamo, il mio obiettivo in questa scuola non è solo insegnarvi la naturopatia, ma farvi diventare naturopati. Cioè uscire dalla scuola che sai lavorare. Di solito se va a scuola si esce e si dice adesso devo, no? Devo imparare come si fa il mestiere. No, qui vi viene insegnato il mestiere. È troppo grande la responsabilità per me, cioè devo far uscire delle persone che lavorano con la salute della gente. Io voglio essere sicuro che non fai errori, perlomeno non fai danni, e essere sicuro che sai come muoverti e che sai fare il tuo mestiere. Diciamo che l'ASIMO ha questa caratteristica. Quindi si esce di qui che si sa lavorare, si sa fare. No, che ho studiato naturopatia, so fare il naturopata, che è un'altra cosa, è proprio un'altra cosa. E quindi questo esame finale ha questo, vi obbliga a imparare il mestiere in qualche modo, vi costringe a mettervi alla prova e tirar fuori un'abilità. Chiaramente nel quarto anno, allora, potete vedere gli esami finali dei compagni, di tutti quelli che fanno la scuola, e diventa un'esercitazione, diventa anche lì una pratica in qualche modo, vedere come l'altro ha risolto dei casi. Quindi tutti gli esami si possono vedere in streaming, anche in differita. Nel quarto anno c'è la preparazione all'esame finale, c'è la correzione individuale di casi, personalizzata, quindi ognuno di voi avrà dei casi che dovrà risolvere con correzione personalizzata da parte dei tutor. Anche qui è un grande lavoro che fanno i tutor per seguire ogni singola persona della nostra scuola. Cioè il concetto è noi abbiamo tanti iscritti, abbiamo tante persone nella nostra scuola, però quantità e qualità da noi vanno di pari passo, perché ognuno viene seguito individualmente. Per me questo è importantissimo, cioè io so che cosa sai di medicina cinese.
perché mi mandi i casi e io vedo come vai. E mi piace moltissimo vedere che all'inizio non capivi niente, poi alla fine sei meraviglioso e fai tutto perfetto, perché hai fatto un percorso, abbiamo fatto un percorso insieme. Quindi ci siamo organizzati in modo tale da... quantità non va a discapito della qualità assolutamente. Questo richiede da parte della scuola dei tutor un grande sforzo, ma noi ci siamo. Specializzazioni. Allora, le specializzazioni sono diverse. Allora, in aromaterapia abbiamo tre tipi di specializzazioni: l'applicata, la psicoaromaterapia e quella energetico-vibrazionale. Poi abbiamo l'iridologia, la fitoterapia, la spaggeria e la nutrizione è in preparazione. Quindi le specializzazioni sono a scelta, quindi ci basta un numero minimo di persone per far partire la nostra specialità. Gli attestati sono due alla fine della scuola, c'è l'attestato di naturopatia e l'attestato di specializzazione. Poi teniamo sempre dei corsi facoltativi. Allora, la prima è la cromopuntura, questa è una cosa che insegno io, visto che il naturopata non può mettere gli aghi, perché è una cosa che può fare solo il medico in Italia, in Svizzera per esempio si può. Allora, noi usiamo la cromopuntura, quindi dei fasci di luce colorata che applichiamo sui punti di agopuntura, si chiama cromopuntura. E qui facciamo uno stage l'ultima settimana di agosto, di solito, intensivo, insieme in montagna. E si esce che si sa fare, si sanno fare i trattamenti di cromopuntura, quindi è già un lavoro. Questi sono tutti facoltativi a scelta, eh? Sono approfondimenti di singole materie, qui proprio facoltativo, uno decide se gli interessa o non gli interessa. Vanno dalla fitoterapia a tecniche manuali, ai cristalli, fiori italiani, fiori australiani, Reiki, la micoterapia, il theta healing, corsi di cucina, cioè iridologia, ci sono tante possibilità, diciamo, e vi vengono proposti durante i 4 anni. Non si sente di fare tutto il percorso di naturopatia, c'è la possibilità anche di seguire corsi singoli, magari una persona interessata solo alla floriterapia, per esempio, i fiori di Bach, c'è la possibilità di frequentare o seguire in streaming il singolo corso, se vuole, decide di fare l'esame, lo fa, e se dovesse un domani iscriversi all'intera scuola, gli viene scontato il corso e considerato l'esame. Stiamo organizzando, abbiamo in mente dei master, ma sorpresa, eh? Sorpresa. Abbiamo in mente degli ulteriori sviluppi per il futuro con dei master. Gli esami ve li ho spiegati, il metodo SIMO ve l'ho spiegato, l'esame pratico finale ve l'ho spiegato, tirocinio. Allora, sono necessarie delle ore di tirocinio, di cui sono 400, di cui 160 che già le occuperete per prepararvi all'esame finale, e un 240 ore a scelta. Potreste fare, per esempio, in sede come assistenti dei corsi pratici, quindi avete già frequentato il corso, diventate assistenti, ci aiutate e vi vale come tirocinio. Riflessologia e kinesiologia. Molto lavoro di casistica, anche in streaming, vi viene contato come tirocinio. Qualcuno va in centri, magari anche del proprio paese, ci date il curriculum della persona che vi segue, ve lo contiamo come tirocinio, e poi organizziamo noi dei laboratori che vi valgono come tirocinio. I laboratori sono sia per gli studenti, del secondo e terzo anno. Abbiamo un laboratorio naturopatico con consulti con clienti reali, con tutor assistenti per esercitarvi, e quarto anno simulazione dell'esame finale, cioè si prova, no? Si impara per poi prepararsi all'esame finale. E anche queste valgono come ore di tirocinio. Sintesi ore. Ecco, chi piacciono i numerini, e chi piace i numerini, sono in tutto 1600 ore. 4 anni di formazione, 1600 ore in accordo con le linee guida dell'OMS, di cui 1200 ore di teoria. Poi ci sono i tirocini.
queste un po' sono le varie ore, no? 60 weekend in tutto, sono 2 weekend al mese, eh? Sono 2 weekend al mese, oppure chi fa in streaming se la gestisce un po' come vuole. I casi che dovete svolgere vengono considerati come ore, perché comunque ci state sopra, no? Ci state del tempo. Vengono contate delle ore per la preparazione della tesina finale, le ore di tirocinio, le preparazioni all'esame finale e poi il tirocinio di cui abbiamo già parlato. Poi abbiamo Lupoin. Lupoin che cos'è? È l'associazione nostra, Unione Professionisti Olistici Italiani Naturopati. Nasce nel 2002. E chi si iscrive a scuola automaticamente è già iscritto anche alla nostra associazione, che permette di seguire magari facoltativi a prezzi molto bassi, addirittura qualcosina anche di gratuito, oppure altri a prezzi molto più bassi. E l'associazione serve per promuovere, no? Per promuovere la naturopatia, serve per tutto quello che riguarda la difesa degli interessi dei naturopati. Ci sono corsi di aggiornamento. E non solo, è interessante il fatto che chi finisce la scuola poi non è che rimane abbandonato e solo, se vuole, rimanendo iscritto all'associazione, può usufruire ancora di nostri streaming, di esercitazioni di medicina cinese e di altro per continuare ad approfondire la sua professionalità. Poi non so se su Lupoin vuoi dire qualche cosina in più, Alessia, o magari racconti qualcosa tu. Buonasera a tutti. Allora, sì, UPOIN è l'associazione di riferimento fondata da Simo e noi teniamo molto al fatto che gli studenti siano consapevoli di che cosa significa essere associati, perché si tratta anche di ricordarsi che anche una volta che si è naturopati si è tenuti a una formazione continua, quindi a un aggiornamento. Ci sono tantissimi corsi, alcuni dei corsi complementari che avete visto prima, di cui Katia vi ha parlato, sono proprio i corsi che vengono promossi dall'associazione UPOIN a prezzi veramente molto molto convenienti. Questo perché l'obiettivo di UPOIN appunto non è una finalità economica, ma è proprio la divulgazione del sapere naturopatico. Quindi troverete tanti corsi magari di floriterapia che non sono nel programma dei 4 anni, piuttosto che anche alcuni tirocini che noi facciamo molto specifici per sostenere gli studenti che hanno bisogno di apprendere le tecniche di moxa e coppettazione, piuttosto che la ricerca degli agopunti, perché insomma anche cercare gli agopunti per poterci lavorare necessita una certa pratica, quindi anche una certa manualità. E oltre a questo, noi abbiamo anche la possibilità, l'associazione UPOIN dà anche la possibilità alle persone che per qualche ragione non riuscissero a completare nei tempi dei 4 anni gli esami non decadono, prevengo già una vostra eventuale domanda, la possibilità di fermarsi e poter magari rivedere in streaming anche i corsi che si sono già sostenuti, ma per i quali bisogna ancora preparare l'esame. Quindi, in quel caso, l'associazione UPOIN dà la possibilità di, con una piccola quota di associazione fuori corso, di fare questo tipo di frequenza della scuola. E inoltre, l'associazione UPOIN è aperta anche ai soci esterni. Quindi, quei soci esterni che pur non frequentando la scuola quadriennale desiderano fare alcuni dei nostri corsi complementari, hanno una tessera veramente piccola di 20 euro e possono poi a quel punto accedere a tutti i soci, a tutti i corsi, Sì, scusate. va bene, grazie Alessia. Abbiamo già parlato della nostra casa editrice, qui abbiamo qualcuno dei nostri libri, libri testi per tutte le materie della naturopatia. Abbiamo pubblicato più di 100 libri ormai e continuiamo a pubblicarne. Adesso stiamo traducendo un bellissimo libro di nutrizione di 700 pagine dall'inglese di un americano, che sarà importante poi per la specializzazione di nutrizione, quindi continuiamo sempre. Abbiamo il punto bio con Stefania e Veronichi, no? Che il punto bio è importante per noi per il fatto di fare anche una cernita dei prodotti più
di valore. Nel mercato c'è di tutto, e anche no, ci sono delle ditte che hanno più un senso, che funzionano, e altre che invece magari sono di minore qualità. E quindi questo ci dà anche la possibilità di garantire il rimedio che funziona bene, l'olio essenziale fatto bene, naturale, non è una cosa proprio di poco conto. Poi avete già visto nel video il nostro centro naturopatico Simo con i nostri naturopati. E abbiamo 4 studi dove si fanno i consulti naturopatici, l'osteopatia, la cromopuntura, la riflessologia e i trattamenti di allergie e intolleranze alimentari. Adesso vediamo i costi. Eccoci qua. Ecco, vi parlo io di questa parte. E il costo annuale della scuola è di 2.550 euro, un prezzo bloccato, quindi sarà lo stesso poi per tutti i 4 anni. E per chi si iscrive entro il 27 luglio ci sono 300 euro di sconto, quindi chi di voi sa già di volersi iscrivere, da stasera sono aperte le iscrizioni. Le iscrizioni si fanno online attraverso un link che vi dobbiamo inviare, motivo per cui poi quando vi manderemo una mail con il link eventualmente per rivedere la conferenza avrete anche il link per iscrivervi, ma chi lo volesse fare, certe volte capita che le persone lo vogliono fare anche al momento della conferenza, di là possiamo già iscrivervi. Tenete presente che in questa quota ci sono compresi già tutta una serie di servizi. Nel materiale che vi è stato dato all'ingresso e che le persone che ci stanno seguendo in streaming hanno potuto scaricare da un link che abbiamo inviato, c'è anche proprio tutto un elenco dei servizi che sono compresi nella retta e anche di quelli invece che di cui vi parlavo prima hanno dei piccoli costi scontati. Allora, innanzitutto, compresa l'iscrizione all'associazione OPOIN, tutto il materiale didattico, questa è una delle poche scuole che ha un pacchetto di libri compreso, è veramente eccezionale. Se volete, poi lì ci sono i libri del primo anno, potete dare un'occhiata. E dopodiché il materiale didattico dei docenti, perché tutti i docenti poi per semplificare l'approccio allo studio creano delle slide che noi inviamo in PDF pochi giorni prima della lezione, quindi potete anche scegliere di prendere, studiare su quelle, prendere appunti su quelle. E dopodiché siamo sempre in cambiamento, cerchiamo sempre di trovare il modo migliore per favorire le persone per lo studio. A un certo punto l'anno scorso ci siamo resi conto che in alcuni casi, soprattutto quando magari non si poteva partecipare a una lezione, certe volte poteva essere un po' faticoso recuperare tutti gli streaming delle lezioni perse, e a questo punto abbiamo deciso di inviare agli studenti anche gli audio in MP3, quindi invece di registrare autonomamente la lezione con audio magari pessimo, c'è la possibilità di riascoltare gli audio. Questo ha fatto tantissimo la differenza per molti studenti che ci hanno detto di essere riusciti a seguire le lezioni anche nei momenti più disparati. Nelle code, nei viaggi. Esatto. Tenete anche presente che la maggior parte delle persone che si iscrivono a questa scuola sono persone che lavorano. Ci sono anche ragazzi che hanno finito le superiori che scelgono questo percorso di studi, certamente, però nella maggior parte dei casi si tratta di persone che stanno decidendo anche di pensare di cambiare anche il proprio futuro, no? Quindi anche la propria realtà professionale nel quinquennio successivo. Quindi magari sono tutte persone che lavorano, non so se vi state riconoscendo, però persone che lavorano, magari hanno anche una famiglia, dei figli, insomma non è facilissimo, quindi gli audio devo dire che veramente hanno salvato molto la vita. E poi non solo, alcuni fanno fatica a stare seduti e mi hanno detto che si fanno le passeggiate nel bosco con l'audio, insomma è cambiata la vita. Veramente, questa è stata proprio l'innovazione del 2018-19. C'è una piattaforma streaming, ecco, noi abbiamo una piattaforma streaming pazzesca.
quindi sono caricate veramente centinaia di ore di lezione. Ora, chi è intenzionato a seguire la scuola in streaming avrà diciamo un accesso automatico alle lezioni che vengono programmate nei weekend. Avete il calendario nel materiale del primo anno, nel materiale che avete ricevuto, e potranno scegliere se seguirle sia in diretta che in differita. Le due cose, le due modalità non si escludono. Invece magari vi starete chiedendo se chi si iscrive alla scuola in aula, quindi frontale, se dovesse avere un'influenza piuttosto che un matrimonio o comunque volersi assentare per un weekend, che cosa può fare. Di fatto non si fanno assenze, perché è data la possibilità, grazie all'iscrizione all'associazione UPOIN, di recuperare le lezioni perse in streaming, questo fino a un massimo di 6 weekend all'anno, perché sennò a quel punto vi iscrivete all'altra. Esatto, tenete presente che sono 16 weekend all'anno di lezione. Non si fanno normalmente lezioni ad agosto, quasi mai a luglio, magari il primo weekend può capitare, quindi si tratta di un paio di weekend al mese. E sono sempre compresi nella retta i casi di studio di cui vi parlava Katia, e i tirocini di medicina tradizionale cinese in streaming che hanno correzioni personalizzate, i tutor, quindi tutta la parte di tutoring che viene offerta agli studenti, tutta la parte di tutorial in streaming, anche a sostegno delle materie pratiche, perché ci sono una serie di materie pratiche che magari si fanno anche in aula, però poi una volta a casa ci si dimenticano dei pezzi, quindi il fatto di avere dei tutorial che si possono rivedere è uno strumento interessante. E poi una cosa importantissima è che per arrivare preparati all'esame finale bisogna prepararsi, e qui è il momento in cui i tutor poi fanno veramente la differenza, anche con questi laboratori. Uno lo chiamiamo SEF, che è proprio la simulazione dell'esame finale, e il fatto anche di ricevere delle linee guida e anche di poter fare gli esami comodamente da casa, quindi non dover venire sempre a scuola, tranne chiaramente gli esami pratici. E vi ricordo ancora, perché è veramente importante, per chi volesse iscriversi la soluzione scontata fino al 27 di luglio, mentre invece dopo, dal 28 di luglio potranno usufruire di un piccolo sconto soltanto coloro che hanno degli esami comprovati da un curriculum universitario, quindi di solito sono le lauree in farmacia, infermieristica, medicina, e che hanno già fatto gli esami di anatomia, fisiologia, chimica e biochimica. Cioè, come si paga? Allora, noi chiediamo il saldo della intera quota al lato dell'iscrizione. Se invece si preferisse accedere a delle rate in modo da poter pagare man mano, noi abbiamo un ottimo accordo con una società finanziaria che, diciamo, ci ha fatto una proposta interessante che trovate sempre alla fine del pacchetto di informazioni che vi abbiamo dato. Si può rateizzare fino all'intera cifra, e non ci sono spese di istruttoria, perché se ne occupa la mia collega Iris, che avete visto prima, quindi non è un costo che dovete sostenere, e gli interessi sono veramente bassissimi, quindi nel caso della rata, ma della massima rateizzazione, quindi di tutti i 2.250 euro con la soluzione scontata per le 12 rate, se ricordo bene, ma c'è scritto, mi sembra siamo sui 114 euro di interessi, quindi veramente una cifra molto piccola, e questo vi dà modo di poter, insomma, pagare serenamente durante tutto l'anno. Non so se ci sono delle domande. Un attimo che le diamo il microfono, così sentono anche da casa. Grazie. E questo, per chi seguirà la scuola in aula, è un esercizio, perché quando si fa la scuola, siccome abbiamo tutti gli studenti che ci seguono da casa, bisogna ricordarsi di usare il microfono. Prego. Bene, buonasera a tutti. Sono Lorella e volevo chiedere un chiarimento. Bisogna decidere subito, diciamo al momento dell'iscrizione, se lo faccio in diretta o in streaming. Sì, le spiego. Allora, i posti in aula sono per definizione limitati, nel senso che abbiamo quest'aula che state vedendo, che offre un buon numero di posti, ma che normalmente si vanno esaurendo. Quindi io consiglio sempre a chi vuole partecipare in aula di non aspettare ottobre, ecco, perché in alcuni casi potrebbero essere i posti già finiti prima. Mentre invece sullo streaming abbiamo chiaramente più agio. Quindi, scusi, io non posso decidere magari di dire questo esame lo faccio, questa materia la faccio a casa, oppure
Quest'altra invece la frequento. Lo può fare. Allora, lei può scegliere se preferisce essere, seguire tendenzialmente la scuola di persona o da casa. Nel caso decidesse di seguirla in aula, ha comunque diritto fino a 6 weekend di assenza su 16. Okay. Quindi diciamo che è un'ottima possibilità. Quindi 16 poi lei, all'anno. 16 weekend all'anno. Okay. E si possono fare fino a 6 in streaming. Quindi diciamo che è una buona possibilità, certo, anche di scegliere ogni volta. Ecco, un'altra cosa, qualora dovessi decidere di venire, quindi farei degli weekend, e per il pernottamento mi pare di aver letto che c'era la possibilità di pernottare presso la scuola, o ho capito male? No, allora non c'è, qualche anno fa era così, non c'è più questa possibilità. Diciamo troppi. Che poi le persone si organizzano, vedo nelle. Allora, qua a fianco stanno ristrutturando un ostello proprio a 50 metri. Okay. Quindi noi speriamo veramente tanto che lo possano ultimare in tempi ragionevolmente brevi, in modo da fare magari chissà anche una convenzione. E questo però è qualcosa che chiaramente è futuribile, non abbiamo ancora questa informazione. Molti studenti so che si appoggiano con dei bed and breakfast, anche con Airbnb, piuttosto che degli hotel, con cui magari fanno anche un discorso personale, per cui magari garantiscono di richiedere una stanza per tot weekend all'anno, e quindi si fanno fare anche magari qualche sconto. Ok, poi eventualmente se dovessi essere interessata, forse voi avete già dei riferimenti, perché venendo da fuori proprio è, certo, è tabù. No, se ci fosse bisogno, okay, poi si sente su questo. Va bene. C'è qualcun altro che ha qualche domanda, qualche curiosità? Qua. Ciao a tutti, sono Giuseppe. Avevo una curiosità da un punto di vista sì. Torino. Da un punto di vista, diciamo, burocratico, legislativo, no? Per quanto riguarda uno studio, non lo so, una ricevuta dopo un consulto, come viene inquadrata ovviamente la professione, cioè una libera professione, l'albo, e poi nel dettaglio, per esempio, se il naturopata può prescrivere, tra virgolette, un piano alimentare. Okay. Grazie. Ti rispondo sulla prima parte e poi lascio a Katia la seconda parte. Allora, ne approfittiamo magari per fare un pochino di chiarezza. Quando una persona diventa naturopata, ha davanti a sé una rosa di scelte, quindi molti decidono di lavorare autonomamente come liberi professionisti, quindi si può aprire la maggior parte, si apre la partita IVA. Oggi ci sono delle soluzioni assolutamente interessanti, perché senza entrare adesso nella materia economica, però comunque ci sono delle partite IVA che un po' tutti si possono permettere, con il regime dei minimi, oltretutto la soglia di fatturazione è stata portata anche a 65.000 euro, quindi permette a tanti di lavorare in questo modo, e quindi si fa una regolare fattura. Ci sono invece persone che, anche per propria indole o anche per scelta di vita, preferiscono trovare un impiego in erboristerie, parafarmacie, centri benessere. Per esempio c'è un nostro studente che al momento, mi ricordo, mi viene in mente così, che lavora sul lago di Garda in un centro benessere che ha anche un particolare approccio olistico, e ha trovato un suo impiego in questo modo, e in quel caso è un dipendente. Rimane il fatto che lei ha usato la parola albo, forse ho capito male, non esistono albi. Questo è molto importante specificarlo per chiarezza. La naturopatia è una di quelle professioni non ordinistiche, quindi senza un albo di riferimento, di cui parla la legge 4 del 2013. Che appunto si occupa di inquadrare questo insieme di professioni, quindi c'è anche il terapeuta olistico, lo shatsuka, fino a poco tempo fa c'era anche l'osteopata, adesso gli osteopati hanno invece una legge riconosciuta ad hoc. Ho risposto alla sua domanda? Perfetto, lascio a Katia la parte sul piano alimentare. Vedo che sei già informato, perché hai detto prescrivere, quindi vuol dire che sai già che non è un termine che noi usiamo. Quindi il naturopata non può fare atto medico, il naturopata non può prescrivere rimedi, può consigliare un programma benessere. In un programma benessere si danno consigli alimentari, piuttosto che consigli di stile di vita, piuttosto che
Si possono consigliare dei rimedi per rinforzare la costituzione, per tutte quelle cose che ci siamo detti prima. Importante è non mettere... Poi c'è una lezione di etica e legislazione dove vi viene detto cosa si può fare e cosa non si può fare con tutti i dettagli. E, per esempio, se uno è un avvocato non è che scrive dot naturopata, se no sembra un medico, per esempio. Quindi non si può usare il proprio titolo, no? In modo da ingenerare, no? Delle... E quindi molto chiaramente si fa il proprio programma benessere, si è naturopati, si danno consigli alimentari, non si dà la dieta, si danno consigli nel programma benessere, consigli alimentari. Quindi si possono, si devono scrivere, perché sennò la persona, noi abbiamo dei programmi benessere alimentari anche di 4-5 pagine, no? Perché ci sono anche le ricette, per esempio, no? Quindi anche molto articolati, eccetera, ma non ho mai visto nessuno fare dei programmi come quello del naturopata, non c'entrano niente con la dieta pesata che invece fa il nutrizionista. Quindi c'è una modalità nostra propria di compilare il nostro programma benessere in modo che sia tutto chiaro secondo quelle che sono le competenze del naturopata. Tutti lavorano belli tranquilli, non c'è nessuna difficoltà, nessun problema. Abbiamo avuto anche dei naturopati che hanno avuto dei controlli superati non brillantemente ma di più, perché sapevano cosa rispondere, come dire, come muoversi, gli hanno fatto pure i complimenti. Sì. Effettuati dall'altro? Sì, ma era tutto bene. Sapevano cosa dire, come fare, come muoversi e quindi tranquilli proprio, tutto a posto. Tra l'altro nel nostro piano di studi è un piano di studi fatto di materie che si possono praticare con serenità. Sì. Infatti vi ho detto omeopatia, un weekend giusto per sapere cos'è una diluizione omeopatica, come funziona, ma non vi insegniamo cose che non potete svolgere, non potete fare. Microfono, scusami. È tutto un allenamento. Tu sarai in aula con noi o in streaming? Da decidere, ancora, da decidere. Se è fattibile. Questa è la decisione più difficile. Se uno si abitua al microfono. In questo caso dell'omeopatia, non, il naturopata non consiglia diciamo dei rimedi omeopatici, se ho capito bene. Non li scrive. Ok. Perché magari li scrivi e ti va bene, magari c'è l'omeopata vicino di casa. Diciamo che la conoscenza ci serve nel caso in cui arrivi una persona che è sotto magari il rimedio omeopatico in quel caso. Poi se si fa male gli vuoi dire prenditi un'arnica 5CH, glielo dici perché tanto lo usano tutti, certo. No, nel mondo, però non ti metti a dare una terapia omeopatica o stendere un programma tutto su rimedi omeopatici, perché diciamo, non è, per non avere è del naturopata. Per avere un quadro di possibili interazioni, sì. No, magari sì, tra giusto, farmaco omeopatico. Poi arrivano le persone che assumono magari i rimedi omeopatici e devi sapere di cosa stiamo parlando. Okay. Ma così a livello più che altro conoscitivo. Grazie. Molto semplice. Chiaramente poi parliamo di un quadro italiano, perché noi abbiamo dei diplomati che vanno all'estero, o che ci seguono dall'estero. Possono fare delle cose che qua non possono fare, va bene. Abbiamo, a questo proposito, per chi ci segue, vorrebbe seguire in streaming, è che è interessante ricordare che noi abbiamo anche degli studenti che ci seguono veramente dall'altra parte del mondo. Abbiamo uno studente che ci segue al momento dall'Australia, una persona da Bali, diverse persone dalla Spagna. Sono studenti di lingua italiana che vivono all'estero e scelgono la SIMO. Quindi al di là dei fusi orari, veramente si può fare. Si seguono i tirocini, fanno gli esami, tutto. Poi per le cose pratiche vengono. Quando ci sono i corsi, però non sono tantissimi i weekend, quindi si riescono a diplomare, fanno tutto nel paese dove abitano. Sì, la mia domanda era proprio all'estero, questo attestato, come è riconosciuto? Allora, non le posso rispondere in modo specifico perché ogni Stato membro dell'Europa, piuttosto che ogni Stato extracomunitario, ha delle normative specifiche e non pretendiamo di conoscerle tutte. Spesso ci viene fatta questa domanda, in alcuni casi siamo in grado di rispondere in maniera più specifica perché abbiamo degli ex studenti che si sono trasferiti e ci raccontano, per esempio ne abbiamo uno che si è trasferito in Australia, ha dovuto fare un esame di abilitazione. In alcuni casi
in Svizzera, per esempio, richiedono un'integrazione delle ore di anatomia, perché lì hanno un monte ore di anatomia molto, enorme, molto superiore al nostro italiano in generale. Quindi abbiamo l'esperienza di questi studenti, però poi la cosa che noi consigliamo è, se una persona sa già che vuole trasferirsi, non so, in Portogallo, di contattare, innanzitutto informarsi qual è la normativa dello Stato e poi di contattare eventualmente un'associazione di categoria là per avere informazioni più specifiche. Diciamo che in molti stati europei la naturopatia è pienamente riconosciuta, quindi un naturopata ha uno status che può veramente giocarsi ad alto livello, e il diploma SIMO è uno dei diplomi che più facilmente è riconosciuto, perché ha innanzitutto un numero di monteore che rispetta quelli che sono i benchmark europei, quindi le 1600 ore di formazione totale, mentre invece noi abbiamo fatto questa scelta, che magari non a tutti è stata gradita, di aumentare il numero delle ore per adeguarci, in modo tale che ci sia un'uniformità rispetto a quelle che sono poi le normative di quegli stati in cui comunque la naturopatia è proprio riconosciuta a pieno titolo. C'è una domanda là? Buonasera, mi chiamo Gian Pietro. Volevo entrare un po' più nel merito del numero di ore e di come sono composte e come poi si presenta di seguito l'esame. Di fatto io vedo al primo anno, ma anche al successivo, 256 ore in aula su 16 weekend, vuol dire 16 ore di lezione a weekend. Esattamente. Quindi sono 8 ore il sabato, 8 ore la domenica. Nell'arco di 15 giorni quindi si compie tutto il discorso Fiori di Bach, per esempio, e a questo punto mi immagino che non sia finito lì per lo studente, ma che debba fare parecchie ore di studio a casa, al di là delle ore di lezione. Come si concilia poi a questo punto l'esame e quante ore prevedete che siano necessarie di studio a fronte? Capisco che ognuno avrà la sua, ma voi che fate questo tipo di attività da tanti anni, ho sentito, avrete una casistica, quindi sul discorso di 256 ore in aula e vedo 22 a casa, non capisco il senso. Sono i casi finali, sono i casi di fine anno, che quelli si fanno sempre a casa, si fanno a casa. Ecco, di fatto però mediamente uno studente a casa dovrà studiare altre 600, 700, 800 ore, cioè, c'è un rapporto di 1 a 2, 1 a 3, nella media, capisco, poi magari ci sono studenti particolarmente brillanti che, fatta la lezione, capiscono tutto. E l'esame, esempio Fuori di Bach, che segue, quando segue? Segue a distanza di 15 giorni, un mese, due mesi? 3 settimane. Ok. Allora. Poi c'era una. Le rispondo cosa su questo, sì, e poi mi fa l'altra, sì, domanda, poi non so, Katia, sì, se. Allora, lei ha giustamente colto che non è facilissimo standardizzare, motivo per cui si conteggiano le ore di aula. Lo studio individuale a casa è veramente un mondo, perché ci sono persone che hanno una grandissima memoria e già durante la lezione fanno il 70% dell'apprendimento e vanno a casa e ripassano, e ci sono persone che invece, perché siamo tutti diversi e a velocità diverse, e che invece hanno bisogno di impatience e cerato. Ecco. L'impatience si segna gli appunti sui fogli delle, no? Delle slide. A lezione sta attentissimo, alla sera va a casa, se li riguarda, fissa la data dell'esame, divide il numero di pagine delle slide per le giornate che gli rimangono dall'esame, fatto. Il cerato va sull'enciclopedia, va su internet, va a cercare di qua e di là, compra altri libri. Sì, mi perdoni però così adesso. E gli esami ci vuole molto tempo e magari lo fa nell'appello successivo. Quindi quello che io potrei dire è che comunque abbiamo tutte persone che lavorano, tutti, e la maggior parte anche famiglia. Quindi calcoliamo quante ore può studiare una persona che lavora tutto il giorno e che ha famiglia, studiano un po' alla sera, si alzano un pochino più presto la mattina e magari fanno un po' anche nel weekend libero.
E questo basta comunque per dare gli esami, cioè non è che è richiesto prendere ferie o... Poi è chiaro, ci sono quelli un po' più lenti che vogliono approfondire, vogliono ricercare, allora magari vanno nei secondi appelli, nei terzi appelli ci mettono di più, però per quello che a noi interessa, cioè per esempio il corso dei fiori di Bacco, io non voglio che tu sappia tutti i dettagli, i fondamenti che devono restare fissi, saldi, poi tanti dettagli vai a consultare. E poi li consolidi con la pratica, perché poi è la pratica che consolida. Quindi non è che devi sapere tutto il libro a memoria, no? Devi sapere le cose fondamentali. La lezione serve per farti capire quali sono le cose fondamentali e quali le cose da leggere. Le linee guida servono per dirti, guarda, devi sapere queste robe qua. Il resto, se vuoi ricordartele, te le ricordi, se vuoi consultarle, consultale, poi con la pratica ti consolidi. Ma i fondamenti li devi sapere. Quindi la lezione... è fatta in modo tale, i docenti cercano proprio di, per esempio, io le domande d'esame, le cose fondamentali, le ripeto 3 volte, le ripasso, le ripeto in aula, le metto nelle linee guida, uno capisce che quella roba lì la deve sapere. Poi, vuoi studiarti tutto perché sei appassionato e hai una memoria da elefante, perfetto. Se non sai quel dettaglio, a me non interessa, te lo vai a consultare o arriverà piano piano, però i fondamenti ci vogliono. Capito? Quindi lo studio è, dipende, no? Può essere, però generalmente per persone medie che lavorano è fattibile con un certo impegno, con un certo impegno impegnativo. Cioè, l'esame di patologia, l'appello è almeno un mese dopo, almeno, che poi significa che qualcuno lo fa 2 mesi dopo, ma magari i più veloci possono farlo un mese dopo. Introduzione alla naturopatia, è 2 settimane dopo. Due settimane, appello. Ma secondo me dopo una settimana, se hai ascoltato bene in aula lo sai. E anche all'esame vi vengono chiesti i fondamenti. Poi magari per prendere 30 lode c'è qualche dettaglio, ma se non sai i dettagli e prendi 27 va bene uguale. Cioè, capito, dipende anche... A me quello che interessa è costruire le colonne, capito? I fondamentali. I dettagli li decidete voi. Poi magari c'è la materia che vi piace, che sarà quella, allora i dettagli vi viene spontaneo saperli. Poi magari c'è la materia che non è proprio la vostra, vi studiate i fondamentali. L'importante è avere i fondamentali. Perché molte volte uno studia 3.000 dettagli e poi si dimentica tutto, no? Magari studia un po' meno, io dico, studia meno, ma bene. Bene i fondamenti, bene, poi i riccioli li puoi aggiungere quando vuoi, ma se non sai i fondamenti, sai i ricciolini, non ci siamo. Quindi, poi il tutor serve anche per aiutare, un po' per il metodo di studio, no? Cioè, a volte uno parte, non sa bene tanto, no, com'è un po'... E poi il tutor interviene. Gli audio sono stati creati apposta... per aumentare il tempo, no, a disposizione, uno stira, non so che non si stira più, io stiro però, e quindi io stessa studio molto con gli audio, quando stiro io ascolto, tutta l'aromaterapia me la faccio con gli audio, non è che ho tanto tempo di stare un sacco di ore, no? Faccio tutto con gli audio, faccio un po' di giardinaggio, mi metto un audio, faccio una passeggiata, mi posso mettere un audio, faccio un viaggio in macchina, mi posso mettere un audio, e l'audio penetra nella memoria? L'audio penetra, penetra molto. Una seconda domanda. Non so se ho risposto, perché più precisa non ce la faccio, è difficile. Ha risposto benissimo. Ecco, quindi... Ovviamente la mia domanda partiva dal fatto che è chiaro che avere un'attenzione importante durante la lezione facilita molto poi lo studio successivo. Però capisce che mantenere un'attenzione costante per 8 ore filate. No, ma i nostri docenti. Io 8 ore. Abbiamo docenti. Che non è così. Anche facile. Le pause. Non sono 8 ore. C'è la battuta, c'è la pausa, c'è l'attimo di respiro, c'è il momento di ripasso. Quindi il docente. Abbiamo bravi docenti. Veniamo al successivo. Il costo dell'anno fuori corso, ho sentito dire che qualora si esca fuori corso c'è una cifra minima che però non ho individuato quanto possa essere, e infine lo sconto vale solo per il primo anno dai 2.550 ai 2.250, sì. Secondo e terzo e quarto no. Sì, lo sconto è uno sconto promozionale per chi si avvicina alla naturopatia e vale per il primo anno. E invece per quanto riguarda il discorso del fuori corso, allora, bisognerebbe andare a vedere poi tutti i singoli casi, perché c'è chi va fuori corso fra
un anno e l'altro, chi alla fine dei 4 anni, quindi, però in generale una persona può essere anche, può anche fermarsi, che ne so, fra il secondo e il terzo anno e non pagare nulla, e ha sempre la possibilità di fidare gli esami delle materie che ha già sostenuto, ok? È stata data una possibilità in più perché abbiamo notato che c'erano studenti che faticavano a recuperare ciò che era stato già seguito, ma in qualche modo avevano bisogno di risentirlo. Allora abbiamo dato questa possibilità di fare questa modalità fuori corso, sono 250 euro all'anno, con cui si possono risentire tutti gli streaming delle materie per le quali non si sono ancora sostenuti. Quindi gli non esami. Paghi niente se studi se da no, solo, non si può non pagare nulla. Solo se vuoi rivedere le lezioni. E l'esame non decade. Certo, ogni tanto arrivano da, cioè, può capitare, ognuno di noi è diverso, quindi c'è chi va dritto verso l'obiettivo, in 4 anni finisce, c'è chi ha bisogno di un pochino più di tempo, no? Cioè, magari anche ci sono casi in cui magari si diventa mamma e bisogna fermarsi un attimo, ed è giusto, ed è fisiologico così. Ecco, qualche volta arriva magari qualche studente che dopo qualche anno ha bisogno anche di rivedere il piano di studi, in quel caso bisogna ancora vedere se il piano di studi è lo stesso e fare magari qualche integrazione. Però noi siamo sempre aperti a, cioè il nostro obiettivo è portare le persone in fondo, quindi siamo sempre aperti a ogni eventualità. C'è un'altra domanda? Sì. Ecco, volevo sapere se ogni anno si può decidere la modalità. Sì. Oppure, ok. Si può cambiare, c'è chi, anche qua la vita delle persone cambia, certe volte ci si trasferisce, certe volte, come dicevo prima, si diventa genitori, certe volte semplicemente cambia il lavoro, quindi da un anno all'altro si ridefinisce la modalità di frequenza. Ecco, e comunque anche chi fa streaming, chi accetta di seguire i corsi in streaming, può passare al frontale. Ok, sempre dello stesso anno o no? No, allora di okay, solito questa scelta si fa all'iscrizione di ogni anno. Ecco, però c'è l'obbligo poi di frequentare il materiale, cioè le lezioni tecniche, giusto? Allora, le lezioni pratiche non ci sono al primo anno, okay. Quindi al primo anno chi si iscrive in streaming non dovrà venire fisicamente a scuola, mentre a partire dal secondo anno ci sono alcuni weekend, okay. Quella la cui frequenza è obbligatoria, però ci tengo a ricordare che noi abbiamo diversi gruppi, siccome non possiamo far fare a tutti la pratica tutti insieme, verrebbero gruppi ingestibili, dividiamo gli studenti in gruppi più piccoli e abbiamo quindi una rosa di date tra cui scegliere, quindi anche chi magari arriva da molto lontano può anche concordare per tempo la data in cui frequenterà il corso, tenendo presente che noi diamo i calendari con larghissimo anticipo. Adesso in giugno daremo i calendari di chi si iscriverà per novembre, per intenderci, quindi con veramente molto anticipo le persone possono programmare la propria agenda. Al secondo anno c'è un corso obbligatorio in aula, al terzo anno un altro corso obbligatorio in aula di un weekend sempre, e invece al quarto anno ci sono 3 weekend obbligatori perché c'è la pratica, okay. Finale. E un'altra cosa, i corsi che ci inviate qualora accetti di seguire in streaming, per quanto tempo rimangono attivi? Allora, dipende dal corso, dalla durata del corso, cioè il nostro obiettivo è quello di consentire alle persone di avere un tempo adeguato per seguirlo, ma di non tirarlo neanche alle calende greche, perché sennò si tende ad andare fuori ritmo. La nostra esperienza, vedendo quando abbiamo aperto la scuola in streaming, era che magari domani. Si tendeva a rimandare, no? Tanto io ho sempre lo streaming aperto, lo posso sempre guardare, e allora abbiamo capito che dovevamo dare un po' di tempi, per cui quando un corso dura un weekend, tipo introduzione alla naturopatia, lo si può vedere un mese; quando un corso dura 2 weekend, come i fiori di Bach, lo si può vedere per 2 mesi; quando un corso dura 3 weekend, come medicina tradizionale cinese, lo si può vedere per 3 mesi. Sono tempi assolutamente adeguati, anche perché si possono spezzare e anche vedere mezz'ora al giorno, quindi... Quindi anche le lezioni in MP3, quelle vengono inviate, quelle sono... Quelle vi rimangono, okay. Quelle è proprio un regalo della scuola. Benissimo, ok, grazie. Volevo che se Lara puoi dire 2 cose sul lavoro che fai tu. Sì, volentieri.
Sono sempre io tutor, il vostro tutor futuro, spero. E, allora, io e Emanuele, che come me svolge questo lavoro di sostegno allo studente, ci occupiamo di supportarvi sia nel metodo di studio, quindi come diceva anche il signore prima, a volte la difficoltà non è tanto nella memorizzazione, ma proprio nella metodologia, quindi capire cosa devo studiare. A volte ci sono libri di testo che sono approfondimenti e quindi magari sono un di più, per cui bastano le slide e gli appunti presi a lezione, e ci sono dei suggerimenti anche proprio per l'esperienza, perché sia io che Emanuele abbiamo fatto la scuola e abbiamo studiato tutte queste materie, lavoriamo come professionisti, e quindi il poter darvi tutta la nostra esperienza per velocizzare anche le tempistiche. Come diceva anche Alessia, c'è chi lavora, la maggior parte di voi, mamme, traslochi, cambio lavoro, e quindi ci chiamano tante volte disperati perché non sanno come affrontare un esame, e quindi noi vi aiutiamo sempre, ci siamo tantissimo con WhatsApp, quindi ormai oggigiorno la comunicazione è questa, i miei clienti mi inondano, ma è il futuro, quindi rispondiamo nel più breve tempo possibile. Poi un'altra cosa che cerchiamo di fare è di aiutarvi anche quando rimanete indietro con le materie. Ci sono dei mesi, per esempio luglio è un mese di questi, dove si possono recuperare gli esami. Quindi non vi preoccupate se non riuscite perfettamente a stare al passo con gli appelli. Può esserci il primo o il secondo appello, eventualmente le materie un po' più ostiche, come chimica che qualcuno lascia sempre in fondo, la potete recuperare nel periodo estivo, oppure io vi dico a settembre, quindi avete il mese di agosto per studiarla con calma e rimanere in corso. Il discorso del fuori corso invece lo valutiamo insieme in base alla situazione, quindi può capitare che abbia senso fare il fuori corso quando ci sono materie da riseguire, sono tante, e quindi prendetevi un anno, piuttosto è meglio fare un anno di recupero e poi arrivare con calma, perché se vi mancano i pezzi poi non avete tutte le informazioni corrette. Cioè la sequenza anche delle materie ha una logica didattica, quindi ci sono materie che vanno assimilate prima rispetto ad altre, per cui anche la nostra idea è quella di farvi fare sempre le materie con una certa conseguenzialità. Poi arriviamo al quarto anno e vi supportiamo per l'esame finale, che è la parte un po' più difficile perché è l'esame pratico, per insegnarvi proprio la professione, quindi portare tutto quello che apprendete con la teoria nella pratica, che fa la differenza, perché poi questa è una professione, quindi c'è proprio l'aspetto dell'esercizio, no? E l'approccio alla persona, quindi le informazioni sono tante e noi siamo anche professionisti, abbiamo questa fortuna di imparare molto da Katia, e quindi vi portiamo anche la nostra esperienza in questo, con i tirocini, con i tutorial, con facciamo tante attività. La sua passione è portarvi all'esame finale. Sì. Suo. E sgretolare tutte le paure, l'ansia. Adesso ne abbiamo uno giovedì prossimo e questa ragazza che è preparata ha molta ansia, quindi un po' di fiori, un po' di... per cui io super convinta, lei sarà lì giovedì a fare il suo esame finale, dopo un po' di anni. Quindi ci sono studenti anche vecchi che ritornano perché magari sono dovuti fermare per necessità di vita quotidiana, e concludono, arrivano all'esame finale, che per chiudere il cerchio, no? Per cui è una bella avventura, insomma. Ok. Avete delle domande? Altre domande? No? Ok. Cosa? Prima di lasciare la parola anche a Katia per chiudere, ricordo solo una cosa tecnica, che chi avesse bisogno di maggiori informazioni può scrivere a info@scuolasimo.it, concordare anche un appuntamento, chi ci segue da casa, ci sono tante persone da casa in questo momento, si può concordare un appuntamento, venire a visitare la scuola, chi abita lontano, io faccio anche colloqui via Skype, quindi può capitare, con fuso orario permettendo, esatto, ma ci si mette sempre d'accordo, e per chi poi volesse ricevere il link per iscriversi, anche qua ci potete iscrivere, tenendo presente che probabilmente vi risponderò lunedì, perché domani per noi è una giornata molto importante, perché qui in Simo domani c'è una delle giornate di Scegli di Splendere, che è il corso, un corso speciale, diciamo, per crescere.
della dottoressa Trevisani, quindi domani faccio anch'io il corso. Anch'io faccio il corso, torno studente. Quindi però insomma al massimo entro lunedì poi vi rispondiamo. Grazie. Già che Alessia l'ha nominato, una parola su Scegli di Splendere. Scegli di Splendere è nato in me come esigenza, perché quando mi arrivano i pazienti in studio e si parla del perché ci si ammala, non è che ho tempo, no? Non ci sono ore e ore per lavorare sulla persona, sulle tematiche fondamentali della vita. La vita, la morte, la coppia, i figli, il proprio compito di vita, il perdono, tutte queste chiavi grandissime che sono fondamentali per la guarigione. E allora, avendo io molte persone con patologie importanti a cui avevo bisogno di dire delle cose e non c'era modo di dirle in studio, ho detto le metto tutte in una stanza e gli dico tutto quello che gli devo dire, tutte le cose che devono sapere sulla salute, sulla felicità, sullo stare bene. E così è nato Scegli di Splendere, che si è sviluppato in giornate singole o in un percorso di 6 giorni. Secondo me è un po' il cuore, un po' di tutto, Scegli di Splendere. È facoltativo e non può far parte di un programma di scuola perché è un percorso di crescita personale, quindi è una scelta personale. E quindi domani abbiamo una giornata di aggiornamento perché ho già fatto tutto il percorso dei 6 giorni e si intitolerà La Libertà. Quindi cerchiamo veramente di portare tutto quello che può dare salute, consapevolezza, maggiore gioia, maggiore pace alle persone, in tanti chiavi, in tanti modi, in tanti gusti, perché ognuno possa trovare il suo, no? Il suo posto, il suo modo. E andiamo avanti sempre, qui siamo sempre in crescita, e ogni anno c'è sempre qualcosa di nuovo, c'è sempre qualcosa in più, è una delle nostre caratteristiche. Chi di voi avrà voglia di fare un pezzettino, magari un corso singolo, tutto il percorso perché vuole diventare naturopata, o magari Scegli di Splendere, che partirà, non mi ricordo neanche quando, l'8 marzo ci sarà il prossimo percorso, noi siamo qua, a vostra disposizione. Tutto quello che possiamo darvi, tutto quello che abbiamo imparato è qua. Diciamo che mi viene da chiudere così. Tutto quello che ho studiato l'ho studiato per darlo, non per tenerlo. E insegnare e comunicare è la mia più grande gioia. Loro lo sanno, io do tutto, condivido tutto, insegno tutto, non tengo segreti, non tengo cose per me, né dal punto di vista della crescita personale né dal punto di vista professionale, perché tanto l'anno dopo io sono già altrove. Si va sempre avanti ed è bellissimo. Questa è una grande. La crescita è una delle cose più belle che ci possono capitare nella vita, no? Crescere, l'anno dopo essere già altrove, l'anno dopo essere già altrove, l'anno dopo essere già altrove. E quindi lo stato di evoluzione personale, di felicità, di consapevolezza della persona cresce. E poi attiriamo le persone che hanno bisogno di tutta questa luce, questa chiarezza, questo bene, questa salute, e funziona così, diventiamo un po' dei magneti. C'è tanto bisogno in questo mondo di salute, luce, pace, gioia, chiarezza. Il naturopata fa questo, è il più bel lavoro del mondo. Io con questo ci vuole passione però, quindi deve essere il proprio posto, no? Quindi una persona che sceglie è perché sente che è il suo, che è quello che vuole, che è quello che desidera, ci si sente che suona con questo. E allora andrà tutto bene. La sera magari sarà lì sul libro, ma tutto eccitato perché legge una roba bellissima e se la ricorda perché ha passione, non diventa un peso. Un altro dono bellissimo è la condivisione con gli altri, condividere questi valori, questi ideali, questo cammino. Tanti dicono che la scuola è una grande occasione di amicizie, è una grande occasione di condivisione, di crescita personale umana proprio, no? Molti dicono, io vengo qua, vengo a casa, ah come si scrive l'aria che c'è.
No? Ecco, abbiamo bisogno di questi mondi puliti, sani, con i valori, con le cose belle, con la natura, con la saggezza. C'è tanto bisogno, tanto, tanto bisogno. E quindi io sono molto contenta di poter offrire questa possibilità e per chi vorrà fare il viaggio insieme, noi ci siamo. Ecco. Buone pensate, buone riflessioni e grazie perché mi avete ascoltata.